parte di tutta una generazione, per l'altra volta c'era l'Angela, la quale è venuta a dire, ma tu sei Antonio Cattani, io quando ero da quella storia ho sentito parlare di te. Quindi ci sono questi si tramanda, è un storico carino. Guarda, io mi sono di Differential, se proprio mi stavo vedendo così. Senti, guarda, io ho preso una volta, Vision Research anni 70, anni 70, perché guarda che il Peter Visual Cortex è lo stesso più conservato, il Vision Research è 73, guarda, proprio un'idea, poi impegnando tutto il dibattito edge detection versus foriero, ma sono cose che a me mi emoziona soltanto a ricordare. Poi secondo me sarebbe interessante questo. Noi vogliamo fare un vision anni 70 in film, lo vogliamo fare, eh? Guarda, secondo me dovremmo, poi secondo me dovremmo, posso dire, ma io come sai? Facciamo una volta che vediamo la prima. Famiglia più, cioè, ma e quindi io sono, mi piace, io non so adesso di tanto sulla visione di cosa si domanda, però esattamente, secondo me l'esigente sarebbe una cosa interessante, al di là della dimensione, di una cosa Thank you.
sì, sì. Certo. Probabilmente in base minimi proviamo. No, se ti serve anche un po' di cose da recuperare, ti può essere tanto, guarda. C'è un altro risposto recente di sacchi. Quindi voi volete fare adesso un po' di macchine di attività? Sarebbe il problema è segnale di nuovo, come rispetto a chi mi riferisce il compito, non è che sta. Pensavo di ritornare anche alla spinta. Comunque lì abbiamo già una realtà che questa si sta prima. Bene che comincia a venire, no? Beh, le lezioni comunque più o meno con marzo finiscono, perché il mio corso finisco a fine marzo, ma poi adesso credo che mi hanno chiesto i ragazzi di spostare le lezioni almeno il martedì a fine pomeriggio, quindi insomma o a inizio, il giovedì la faccio inizio mattina. Anche non di oggi? C'è uno del Sant'Anna. Sai che questa è una cosa che diciamo noi abbiamo mandato grossi segnali a Sant'Anna io credo che unire le forze con Sant'Anna sia una cosa. Ci sono problemi con questo lato. Domani sono senato accademico, Petrini si mette di venire attraverso. Mi hanno chiesto che Beltran chiami il vettore per far capire che la normale non conosce molto, ma guarda, sono un po'. Vediamo di cominciare. Buongiorno, benvenuti a questo secondo incontro di questa serie sulle frontiere della biologia, centrata sulle neuroscienze. È un piacere introdurre l'oratore di oggi, che è Matteo Caleo, e tra un attimo vi dirò due parole su Matteo. Ma prima vi volevo dire una cosa organizzativa che riguarda come noi pensiamo di, insieme alla professoressa Barsacchi, avevamo pensato di organizzare questa giornata in cui ci sarà, a seguito del seminario di Matteo Caleo, una breve sessione ovviamente di domande libere. E poi anticiperemo il che ci auguriamo siano ovviamente numerose. E poi ci sarà un coffee break e la sessione successiva la vorremmo organizzare come un incontro in cui voi vi riuniate a gruppi assolutamente spontanei ed auto-organizzati per formulare delle domande all'interno dei gruppi che poi dopo vengano esposte al relatore. Quindi l'idea è che alcune delle domande su cui si potrà riflettere verranno suggerite
da Matteo stesso, ma altre possono assolutamente sorgere da voi, possono sorgere dalla discussione che verrà subito dopo la lezione. E quindi l'idea è che già durante il coffee break, che sarà tra le 16.20 e le 16.40, voi vi dividiate in una serie di gruppi che possono essere da un minimo di 3, ovviamente insomma anche più numerosi, e che ci sia poi una sessione tra le 16.40 e le 17.20 più o meno, quindi di una mezz'ora buona, mezz'ora 40 minuti, in cui voi discutete tra di voi, e questo serve proprio per in qualche modo stimolare la vostra curiosità. E successivamente queste domande verranno organizzate, presentate, e cercheremo di poi di condurre una discussione attorno a queste domande in un modo che speriamo coordinato e organizzato. Questo è quello che ovviamente con l'aiuto della professoressa Marini anche, a cui chiediamo di contribuire, di aiutarci a coordinare questa discussione. Per non rubare altro tempo al nostro speaker, due parole su Matteo Caleo. Matteo si è laureato qui alla Scuola Normale, quindi è un ex allievo, ed è anche ha fatto qui anche il perfezionamento, lavorando nel laboratorio del professor Maffei, nello storico laboratorio del professor Maffei. Ha lavorato moltissimo sul sistema visivo, ma anche grandi interessi su altre aree su altre funzioni, altre aree del sistema nervoso, tra cui il motorio. Poi ha grossi interessi anche in risvolti traslazionali rilevanti per varie patologie. Uno dei grandi contributi Matteo è stato quello di studiare, nell'ambito della plasticità del sistema visivo, lui e il suo gruppo hanno scoperto una nuova via, la via callosale, che ha un grande ruolo nel mediare la plasticità del sistema visivo, e sono sicuro che di plasticità parlerà oggi. E senza rubare altro tempo a Matteo, gli lascio volentieri la parola. Bene. Voglio ringraziare prima di tutto il professor Cattaneo per l'introduzione, professoressa Marini, professoressa Barsacchi per l'invito e voi per la vostra numerosa partecipazione. Oggi vi parlerò appunto di come l'ambiente cambia i neuroni del cervello, quindi di plasticità, di come l'ambiente in qualche modo scolpisce le connessioni neuronali. Vi dicevo che vi parlerò della plasticità cerebrale, quindi di come le connessioni cerebrali cambiano con l'esperienza. E partiamo, diciamo, dal nostro organo principale, cioè il cervello. Qui vedete alcune delle strutture di cui parleremo, che vanno incontro a fenomeni di modificazione plastica. Quindi la corteccia visiva nel lobo occipitale, la corteccia somatosensoriale primaria, quella in rosso, che è divisa dal solco centrale dalla corteccia motoria primaria, e poi la corteccia uditiva invece più in basso. Come possiamo visualizzare le connessioni cerebrali e quindi la loro plasticità? Ci sono tutta una serie di tecniche che possono essere utilizzate sia nel soggetto umano che nel modello sperimentale, nell'animale. Vedete la tecnica di trattografia, una tecnica molto potente che permette di ricostruire i fasci neuronali, per esempio il corpo calloso, già menzionato dal professor Cattaneo, che unisce i due emisferi. Nell'animale sperimentale, in particolare negli ultimi anni, il topo ha assunto una grande importanza per gli studi di plasticità del sistema nervoso, in quanto è un sistema modello molto utile. È possibile compiere tutta una serie di manipolazioni sperimentali che ci permettono di vedere proprio in diretta le modifiche delle connessioni. E in particolare la microscopia a due fotoni sta offrendo delle vedute molto dettagliate della struttura e della funzione dell'attività cerebrale. Qui vedete una sezione tratta da un topo che esprime una proteina fluorescente verde, la Green Fluorescent Protein, in un sottoinsieme di neuroni della corteccia cerebrale. E quello che vedete, questo fascio, è il fascio dei dendriti apicali, cioè i dendriti che dalla
soma cellulare che è localizzato in profondità nella corteccia, nello strato 5, raggiungono la parte apicale, la superficie della corteccia stessa. E vedete che facendo un alto ingrandimento di queste strutture appaiono quelle che si chiamano spine dendritiche. Le spine dendritiche sono quelle piccole protrusioni sul dendrite, vedete, sono di varie forme, alcune più tozze, altre più sottili, cosiddetti filopodi, ed è possibile studiare proprio la dinamica in tempo reale di queste spine, come cambiano. Queste spine sono dinamiche, non sono strutture statiche, si modificano per esempio con l'esperienza. Non è possibile visualizzare solo la struttura neuronale, ma anche la funzione. E questo è stato reso possibile ultimamente grazie a una famiglia di indicatori, cosiddetti indicatori calcio. Cosa succede quando, come vedete qui, un neurone viene depolarizzato? Un neurone che riceve un ingresso sinaptico eccitatorio, in questo caso, vedete la sinapsi in blu, che rilascia glutammato, il neurone tipicamente apre delle conduttanze al calcio, perché ci sono dei canali, per esempio calcio voltaggio dipendenti o recettore NMDA, come qui è indicato. Quindi c'è un influsso di calcio e è stato possibile sviluppare tutta una serie di indicatori che vanno a detettare proprio la concentrazione di calcio intracellulare. Vedete per esempio questo indicatore chiamato G-CAMP, che è composto dalla Green Fluorescent Protein, la Enhanced Version in verde, EGFP, poi una porzione della Myosin Light Chain, M13, e una porzione della proteina calmodulina. Quando il calcio si lega, i pallini rossi, la concentrazione di calcio aumenta nel neurone, si ha una modifica conformazionale del sensore, per cui il sensore diventa fortemente fluorescente. Quindi attivato, per esempio, con una luce a 485 nanometri, oppure con una microscopia a due fotoni, con due fotoni nell'infrarosso che danno la stessa energia per effettuare questo salto quantico, si ha una riemissione di fluorescenza molto forte. Quindi in questo modo è possibile misurare dettagliatamente le concentrazioni calcio all'interno della cellula. E qui vedete un esperimento nel quale le variazioni di calcio di un singolo neurone, vedete il neurone in alto, il neurone è stata registrata la sua attività con una pipetta, quella raffigurata in rosso, e nello stesso tempo è stato fatto l'imaging del calcio. E vedete che c'è una buona relazione tra le variazioni delle concentrazioni di calcio, questi transienti, questi picchi positivi, e il firing neuronale. Di sotto vedete una traccia in cui ogni potenziale d'azione messo dal neurone è rappresentato da una sbarretta verticale. Vedete che ci sono i singoli spike, quelli indicati con gli asterischi, danno luogo a una piccola variazione di calcio, due spike una variazione maggiore e sei spike, vedete, una variazione molto più ampia. C'è, come vedete sotto, una correlazione abbastanza una relazione abbastanza lineare, quindi in qualche modo la lettura delle concentrazioni di calcio ci offre un readout molto diretto del livello, diciamo, di attività di firing, di spiking di questi neuroni. E con questi indicatori calcio, sono indicatori che sono genetically encoded, cioè si possono creare dei topi in cui questi indicatori sono già presenti all'interno delle cellule di specifici tipi cellulari, per esempio in questo caso i neuroni piramidali della corteccia cerebrale. Qui siamo nella corteccia visiva, vedete, nella parte occipitale, e in quel pannello potete vedere i nostri neuroni marcati in verde, ci sono anche degli astrociti che sono marcati invece in giallo. E in questo esperimento particolare al topo venivano presentati degli stimoli visivi. Vedete, gli stimoli venivano presentati all'occhio destro, è un reticolo, una serie, diciamo, di barre bianche e nere di cui ne parleremo anche dopo. E quello che vedete tramite l'indicatore che è già contenuto all'interno di queste cellule, possiamo misurare questi transienti di calcio. E vedete che le cellule sono molto selettive. Per esempio la cellula 1, per esempio, risponde a delle barre di luce che si muovono, vedete, o dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Sono le cosiddette sbarrette celesti. E lo stesso neurone non risponde agli altri orientamenti. Vedete invece, per esempio, che il neurone 2 risponde soltanto alle barre orientate obliquamente rosse. Quindi c'è una notevole selettività nella risposta. E quello che vedete a destra, dove c'è la barra di calibrazione 20 micron, vedete questa mappa corticale con gruppi di neuroni che rispondono agli orientamenti diversi della corteccia. Quindi questa tecnica è molto potente perché ci permette di vedere l'attività a livello delle singole cellule e di fare una fotografia, vedete, in cui si possono osservare decine di neuroni simultaneamente. Quindi questo è molto importante.
Avevo un video, non so se è possibile vederlo, magari lo vediamo dopo anche in fase di discussione, magari diciamo che non abbiamo ulteriori problemi tecnici. Lo vediamo dopo. Vediamo, oppure proviamo? Proviamo. Allora, qui vedete un esperimento proprio del nostro laboratorio. Vedete proprio le cellule come... Qui siamo nella retina, le cellule bianche sono caricate con l'indicatore calcio, quello che vedete anche dei vasi in trasparenza, vedete che ogni tanto ci sono questi burst di attivazione. Vedete che le cellule, ve lo rimetto, dovreste osservare che ogni tanto il campo si illumina, vedete ci sono questi burst di attività, queste si chiamano onde retiniche. Vedete, a un certo punto, quindi in un campo così grande possiamo osservare in realtà in questo caso centinaia di neuroni e misurare proprio la loro attività. Quindi per darvi un'idea di quanto potente sia questa tecnica. Questo per quanto riguarda l'animale. Nell'uomo ci sono tecniche con le quali non c'è una risoluzione cellulare, che però ci permettono di vedere i moduli del cervello in azione. Le tecniche standard e tradizionali sono la risonanza magnetica funzionale e la tomografia emissione di positroni, o la PET. E qui vedete un soggetto nel quale, qui sono attivate praticamente le aree, quella più a destra è l'area occipitale, la corteccia visiva, quindi dopo un compito per esempio di osservazione. Poi vedete l'area di Wernicke e l'area di Broca, quindi quella che viene attivata quando il soggetto parla. Quindi vedete, con una risoluzione abbastanza dettagliata è possibile andare a individuare quali sono i gruppi di neuroni che si attivano in risposta a un dato compito. Un'altra tecnica molto potente che è emersa negli ultimi anni è la cosiddetta stimolazione magnetica transcranica. E questa è molto utile perché permette sia di andare ad attivare selettive aree corticali, che come funziona? Funziona con questo strumento che è un coil. Questo coil fornisce, viene posizionato proprio sullo scalpo, anch'io ho fatto da soggetto diciamo in questi esperimenti, e il sistema fornisce un piccolo impulso magnetico che si traduce in una corrente nei neuroni sottostanti. Questa corrente attiva per un periodo di tempo molto transiente, si danno stimoli di solito dell'entità di 200 microsecondi, attiva i neuroni sottostanti. Per cui in questo modo è possibile per esempio andare a fare una mappatura della corteccia motoria, per esempio dando dei piccoli stimoli è possibile andare a mappare la nostra corteccia motoria e visualizzare quali parti del corpo si muovono in risposta alla stimolazione di specifiche aree. Però si può fare anche di più con questa tecnica, perché è possibile fornire, per esempio, una serie di stimoli in sequenza, quella che viene detta stimolazione magnetica ripetitiva. E a seconda della frequenza di stimolazione è possibile andare ad attivare o inibire la regione corticale sottostante. Quindi con una stimolazione a bassa frequenza andiamo a inibire l'area corticale sottostante. Con una stimolazione ad alta frequenza andiamo ad attivarla. Quindi in qualche modo, specialmente con la tecnica di inattivazione, è possibile chiedere al soggetto di fare un compito, poi andare in qualche modo a spegnere transitoriamente l'attività neuronale in una determinata area corticale e verificare qual è l'impatto sul comportamento. Quindi questa è una tecnica molto importante perché veniva consentita una volta soltanto dagli studi cosiddetti di lesione, quindi da soggetti che per motivi vari avevano dei danni in specifiche aree cerebrali e questi erano associati a un deficit funzionale. Mentre invece in questo modo abbiamo una modalità molto, molto transitoria e molto efficace per andare a individuare il ruolo di varie aree corticali in specifici compiti. Se avete dubbi interrompetemi, possiamo anche anticipare un pochino la parte di domande. Questo era per darvi un'idea delle tecniche che ora vedremo applicate, molto utili per lo studio della plasticità, di come le connessioni cambiano. E in generale si dice che nello sviluppo del cervello sono coinvolti sia fattori genetici che fattori ambientali. Qui vedete il drammatico sviluppo delle strutture cerebrali nel bambino da 25 giorni fino a 9 mesi. E in generale quello che è importante è che il nostro corredo genetico ci dà dei vincoli.
ci dà dei constraint in qualche modo, all'interno dei quali però agisce in maniera molto potente l'esperienza. Quindi l'esperienza, il tipo di esperienza individuale, porta a una espressione specifica di queste potenzialità che sono in nuce, che sono settate dal nostro corredo genetico. Un concetto importante è che l'esperienza agisce prevalentemente entro delle finestre temporali specifiche. Quindi le stimolazioni da parte dell'ambiente sono particolarmente efficaci se concentrate in queste finestre temporali che sono tipicamente precoci nel bambino. Quindi le tracce che vengono in qualche modo iscritte nei circuiti neuronali nell'età precoce vengono poi mantenute nell'età adulta e vedremo vari esempi di queste tracce, neuronali. Per chiudere il discorso dei geni, in qualche modo vi dovete immaginare che il nostro corredo genetico specifichi in qualche modo un circuito con delle connessioni che vengono definite in qualche modo grossolane. Qui vedete nella parte sinistra la mappa iniziale, quindi i geni in questo caso coinvolti nella formazione delle proiezioni tra la retina e le strutture centrali. Vedete che si crea una mappa sulla base di gradienti di molecole, fenomeni controllati appunto dall'espressione genica, però la mappa è in qualche modo una mappa, diciamo, grossolana, non precisa, non punto a punto. Del resto, diciamo, dato l'enorme numero di neuroni nel nostro cervello, sarebbe impensabile con il numero limitato di geni, 20-30.000 geni, specificare le connessioni punto a punto. Quindi quello che fanno i geni è di specificare un'architettura in qualche modo grossolana. Quello che avviene dopo, molto importante, è il ruolo dell'attività. Poi il motore, diciamo, si accende, i neuroni cominciano a sparare, a essere attivi, e questo processo innesca delle modifiche attività dipendenti che portano al raffinamento dei circuiti, quindi una mappa iniziale grossolana che poi viene raffinata proprio dall'esperienza. In questo caso viene fuori il ruolo potente dell'esperienza. E partiamo dal visivo, che è stato, come diceva il professor Cattaneo, il mio argomento di studio per molti anni. Un bambino alla nascita ha un'acuità visiva, quindi una qualità della visione, capacità di discriminare due punti distinti nello spazio, molto grossolana. Vedete qui per esempio la percezione del viso della mamma in un piccolo e in un adulto. Quindi c'è un aumento considerevole dell'acuità visiva, quella che normalmente si misura dall'oculista con la tavola ottotipica. E in parallelo, vedete, a questo aumento dell'acuità, che vedete lì nell'uomo e nella scimmia la riga rossa, c'è un decremento del potenziale plastico del sistema. È importante segnalare che questa maturazione, questo aumento di acuità visiva durante lo sviluppo è dipendente strettamente dall'esperienza sensoriale. Se l'esperienza sensoriale è totalmente assente o alterata, questo processo subisce delle modifiche irreversibili. E qui voglio citare gli studi, che sono stati studi pionieristici, da parte di Jubel e Wiesel, due neurofisiologi molto famosi che hanno avuto nel 1981 il premio Nobel per i loro studi sulla fisiologia del sistema visivo, e studiarono in particolare nell'animale un problema che ha un correlato clinico molto importante. Avrete sicuramente visto dei bambini con l'occhio chiuso. Sono bambini che hanno, a causa per esempio di una cataratta unilaterale oppure di un vizio refrattivo di un occhio, hanno avuto una visione alterata appunto da uno dei due occhi. Durante questa fase precoce nel bambino c'è un fenomeno di competizione tra i due occhi per il possesso dei territori corticali, cioè le afferenze dai due occhi competono a livello della corteccia per il controllo. E vedete che normalmente, nella figura che è in basso a sinistra, i due occhi, cioè il blu e il rosso, occupano spazi uguali nella corteccia visiva. Qui siamo nello strato 4 della corteccia visiva, queste sono le cosiddette colonne di dominanza oculare. Se un occhio, per esempio l'occhio blu, ha un vizio refrattivo, una cataratta, quindi la qualità della visione è scadente, vedete che lo spazio corticale dedicato a quell'occhio si restringe drammaticamente e l'occhio perde gran parte della sua acuità visiva e della sua sensibilità al contrasto, quindi non matura correttamente. In questi casi, siccome c'è un processo competitivo, cosa è necessario fare? Innanzitutto rimuovere la cataratta precocemente e poi, per controbilanciare questo fenomeno, è necessario andare a chiudere, diciamo, a suturare temporaneamente l'occhio sano in modo tale da far sì che questo venga svantaggiato e l'occhio debole, l'occhio col vizio refrattivo, possa recuperare quel territorio corticale che aveva perso durante la prima fase di deprivazione. Sì. Questo nel periodo critico, sì, e lo vediamo subito.
Qui vedete semplicemente una marcatura, nell'animale è possibile marcare queste fibre che arrivano dal talamo, dall'occhio deprivato e dall'occhio aperto, e vedete che c'è una ristrutturazione drammatica, vedete l'occhio aperto si espande, le fibre corrispondenti all'occhio aperto si espandono, mentre quelle dell'occhio debole si restringono, quindi un modellamento veramente drammatico. Questo sì, nel periodo critico, e infatti, diciamo, prima di definire bene il periodo critico, volevo riportare alcuni esperimenti di come in realtà viene misurata l'acuità visiva. Vi ho fatto vedere prima queste curve, no, di aumento dell'acuità visiva, queste curve rosse, ma uno può chiedersi come viene misurato effettivamente. E il problema si pone in particolare in un bambino, perché chiaramente possiamo fare, diciamo, la tavola ottotipica in un adulto, ma non in un bimbo piccolo. E questa tecnica riporto, diciamo, volentieri anche per motivi storici, perché sono esperimenti condotti qui a Pisa da Adriana Fiorentini e Lamberto Maffei, la tecnica del preferential looking. Cioè un bambino tenuto in braccio dalla madre, vedete, osserva due monitor. Sulla sinistra vengono proiettate in questo caso delle barre bianche e nere che si alternano, sulla destra invece c'è uno stimolo a luminanza uniforme, un grigio uniforme. Se il bambino percepisce il reticolo, spende, diciamo, più tempo osservando appunto il monitor nel quale il reticolo viene proiettato, e quindi è possibile calcolare appunto il tempo che il bambino spende guardando l'uno o l'altro monitor. Quello che viene fatto poi in ogni sessione è di andare a restringere la grandezza di queste barre, vedete come qua, quindi si fa vedere prima un reticolo, diciamo, a grana grossa, poi progressivamente le barre vengono ridotte, la frequenza spaziale viene aumentata, si dice in gergo tecnico. E quindi cosa succede? Che quando il reticolo diventa così fine che il bimbo non è più in grado di percepirlo, osserverà, diciamo, il 50% del tempo il monitor di stimolo e il monitor, diciamo, di luminanza uniforme. Quindi in questo modo è possibile determinare anche in un piccolo l'andamento temporale dell'acuità visiva, e qui vedete curve di vari studi che riportano proprio questa salita dell'acuità visiva nello sviluppo. Questo è possibile farlo anche nel topo, vi faccio vedere questo corrispettivo. È possibile in pratica condizionare il topo, vedete, questo è un labirinto a Y, quindi il topo parte per esempio dalla base in basso e poi viene presentato con due monitor, c'è una parete divisoria e viene proiettato ancora una volta il reticolo da una parte e dall'altra lo stimolo di luminanza uniforme. Il topo può essere condizionato ad andare dove c'è lo stimolo, con un reward di qualche tipo, quindi una ricompensa del cibo, un pellet di cibo, del latte. Quindi l'animale viene condizionato, e questo viene condizionato quando il reticolo, diciamo, è a barre grosse, a bassa frequenza spaziale. Poi nella stessa sessione possiamo andare progressivamente a ridurre la dimensione delle barre, quindi rendere il compito di discriminazione sempre più difficile, e arrivare anche in questo caso alla soglia. Quando l'animale ha soglia andrà a caso, al 50% a destra, al 50% a sinistra. Non vi ho detto, ma è importante che l'ordine, diciamo, di presentazione viene randomizzato, destra-sinistra, in modo da non dare dei bias specifici. Quindi viene presentato in maniera random a destra o a sinistra. Ecco, c'era una domanda sul periodo critico, e il periodo critico è cruciale. Una volta la rimozione della cataratta veniva procrastinata dopo il periodo, per esempio, addirittura il periodo proprio adolescenziale, perché si diceva: il bambino è piccolo, non operiamolo. Però questo in realtà era deleterio, perché qui vedete per esempio un bambino, in questo caso parliamo di cataratta congenita bilaterale, quindi nessun tipo di esperienza visiva, vedete che il bambino all'età di 10 mesi circa, quel pallino grigio, ha un'acuità visiva che praticamente è uguale a quella della nascita, l'acuità visiva non si è sviluppata per nulla. Quello che accade se avviene la rimozione della cataratta è che l'acuità comincia a salire, comincia l'interazione con l'ambiente, e alla fine il bambino recupera un'acuità visiva normale. Cosa che non accade invece quando in questo soggetto MM, vedete, è stato operato in età tardiva, quindi fuori dal periodo critico, ci sono tre misurazioni di acuità visiva, vedete che la sua acuità visiva rimane purtroppo molto, molto bassa. Quindi questo ci dice che c'è una finestra ben specifica nella quale è necessario intervenire e recuperare una visione normale. Se questo non avviene, permane una traccia deleteria, perché l'acuità visiva non si sviluppa, e quindi il soggetto rimane in qualche modo cieco, con delle performance di discriminazione visiva molto povere, anche se poi l'ottica è stata resa in qualche modo trasparente. Quindi non è tanto un problema, diciamo, di percezione a livello retinico, ma è proprio che la corteccia non ha avuto le istruzioni necessarie per svilupparsi correttamente.
Stessa cosa nell'animale. Nell'animale questo si fa in maniera, la totale assenza di esperienza visiva si può fare per esempio tenendo i topolini in una stanza che sia completamente buia, dove non c'è mai la luce, sin da quando nascono. Quindi questo elimina completamente ogni tipo di esperienza sensoriale. E quello che vedete, anche nel topo abbiamo visto c'è questa maturazione dell'acuità visiva, vedete che se si prendono gli animali allevati nelle normali condizioni di luce buio o all'oscuro c'è una forte differenza di acuità visiva. Vedete che nel controllo l'acuità visiva matura normalmente, nell'allevato al buio rimane un'acuità visiva del, diciamo, simile a quella del topo appena nato, l'animale stesso ha aperto gli occhi. E nell'animale è possibile andare a vedere anche il correlato cellulare, cioè possiamo studiare per esempio le cellule della corteccia visiva e andare a valutare quelle che sono le dimensioni del loro campo recettivo. Il campo recettivo è quell'area dello spazio visivo che, se stimolata, per esempio con delle barre di luce, produce una variazione della frequenza di scarica del neurone stesso. Vedete che c'è una notevole differenza nella dimensione dei campi recettivi tra il piccolo e l'adulto. Nell'adulto i campi recettivi sono molto più piccoli. Campi recettivi piccoli vuol dire che facciamo un campionamento più dettagliato, più preciso dello spazio, quindi la risoluzione spaziale aumenta e questo è correlato con la maggiore acuità visiva. Vedete che questa maturazione con la riduzione delle dimensioni dei campi recettivi non avviene assolutamente in un adulto che ha avuto una assenza totale di esperienza visiva, che è stato tenuto al buio. Quindi questo è il correlato cellulare dell'acuità. È un po' come, diciamo, avere un campionamento con una macchina fotografica con una matrice, diciamo, più grossa, una matrice più piccola. Sì. Sì, a seconda delle nicchie ci sono, non so, per esempio, chiaro che alcuni animali che si sono adattati a questo tipo di vita hanno anche le strutture periferiche vestigiali, non so, pensiamo alla talpa o qui praticamente il senso, diciamo, anche lo spazio corticale dedicato al processamento dell'informazione visiva viene drasticamente ridotto a seconda appunto della specifica nicchia ecologica. Certo. Ecco, finora vi ho fatto tutti esempi in qualche modo di deprivazione, quindi di rimozione dell'esperienza sensoriale. Ma uno potrebbe chiedersi, ma possiamo in qualche modo modulare in positivo la maturazione dei circuiti corticali? E un esperimento che è possibile fare nell'animale è quello del cosiddetto ambiente arricchito. Per chi ha esperienza con la vita di laboratorio sa che i nostri animali sperimentali, i topi, normalmente vengono alloggiati nelle gabbie indicate in A, quindi sono gabbie in cui ci sono 2 o 3 individui relativamente piccole e quindi sono condizioni, diciamo, quelle che definiamo condizioni standard di allevamento nel laboratorio. È possibile rendere in qualche modo più naturalistica o più, diciamo, attraente questa stabulazione aggiungendo per esempio nell'ambiente un sacco di giochi, per cui rendere per esempio introdurre delle ruote per fare attività fisica volontaria, dei labirinti, far vivere questi animali in gruppi sociali più ampi in modo da favorire i fenomeni di socializzazione. Quindi questo chiaramente fornisce un livello di stimolazione sensoriale molto maggiore rispetto alle condizioni standard. Quindi uno si può chiedere, ma in queste condizioni, in qualche modo in cui forniamo una stimolazione sensoriale aggiuntiva, c'è un effetto sulla maturazione della funzione visiva e dell'acuità visiva? E gli esperimenti hanno dato questo esito. Vedete che negli animali arricchiti in realtà la curva di maturazione dell'acuità visiva è shiftata verso sinistra. Questo significa che l'acuità visiva matura prima, matura più precocemente. In realtà i livelli finali di acuità visiva non sono diversi e questo è dovuto al fatto che comunque l'acuità visiva ha poi un limite fisico che è dato da vari fattori, sia ottici che neurali, per esempio il mosaico dei coni. Però vedete che la maturazione corticale avviene a un rate decisamente più accelerato negli animali allevati in ambiente arricchito. E ancora una volta, questo si trasla in qualche modo all'uomo. Volevo riportarvi qui i risultati di un esperimento che ritengo molto interessante, che è stato fatto proprio dall'Istituto di Neuroscienze del CNR qui di Pisa in collaborazione con la Stella Maris, su dei bambini nati prematuri. Questi bambini nati prematuri devono stare in ospedale per tutta una serie di controlli
E è stato, studiato l'effetto di una stimolazione ambientale sotto forma di massaggio. Questi bambini venivano divisi in due gruppi, questi bambini nati prematuri, erano bambini diciamo mecciati, qui vedete una coorte di 10 controlli e 10 massaggiati, con lo stesso peso alla nascita e con la stessa diciamo età gestazionale. Il gruppo massaggiato veniva sottoposto 3 volte al giorno a questi massaggi delle varie parti del corpo, in una stanza dove erano fornite anche musica in sottofondo, quindi una stimolazione ambientale diciamo più ricca rispetto ai bambini di controllo. E questa stimolazione ha avuto questo effetto sorprendente, vedete, a 3 mesi, misurando l'acuità visiva, i bambini massaggiati hanno dimostrato un'acuità visiva superiore rispetto a quella dei bambini di controllo. E un esperimento molto, diciamo, fortunato è stato questo, la nascita, per esempio, di 2 gemelline identiche, Valentina e Federica. Una è stata massaggiata e una no, nel gruppo di controllo. E qui, diciamo, chiaramente con i gemelli monozigoti eliminiamo qualsiasi effetto, diciamo, del background genetico. E in queste 2 gemelline c'è stata una maturazione differenziale dell'acuità visiva, quindi più accelerato, qui sono tutti i parametri, più accelerato nella bimba massaggiata. Quindi c'è un effetto molto potente della stimolazione sensoriale, in questo caso anche cross-modale, perché abbiamo una stimolazione tattile, quindi che coinvolge il sistema somatosensoriale, che impatta sulla maturazione della funzione visiva. E come quindi ce lo possiamo spiegare? Quali sono i mediatori molecolari che possono spiegare questo effetto? Una teoria abbastanza attraente è quella che la stimolazione ambientale produca dei fattori neurotrofici, dei modulatori, che in qualche modo poi medino gli effetti dell'esperienza sulla maturazione dei circuiti corticali. Uno di questi mediatori è il fattore neurotrofico BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. E qui vedete un esperimento in cui, ancora una volta, nel topo, vedete nella colonna di sinistra, tramite le tecniche dell'ingegneria genetica è stato prodotto selettivamente nella corteccia cerebrale, vedete nella parte alta dove c'è più bianco, una maggiore espressione di BDNF. Questo è un transgenico, quindi, che overesprime il BDNF rispetto al topo di controllo, quindi ha più disponibilità di BDNF. È stato mantenuto in condizioni standard e questo topo, vedete cosa mostra? Quando si va a misurare l'acuità visiva in maniera longitudinale con questa tecnica del labirinto a Y che vi ho descritto precedentemente, vedete che hanno un'acuità visiva che matura più precocemente, la curva verde. Quindi, se vi ricordate, il dato precedente ricorda molto quello che avevamo visto con i topi arricchiti. Ok? Quindi, in qualche modo, questa similitudine suggerisce che proprio l'esperienza sensoriale agisca tramite la produzione e il rilascio di questi fattori neurotrofici. E questo è un esperimento ancora più convincente, dimostra per esempio che in topi allevati all'oscuro, in cui normalmente non c'è maturazione dell'acuità visiva, ed è questo controllo qui, quello in basso, l'acuità visiva rimane bassa, se noi alleviamo all'oscuro un topo che overesprime il BDNF, la sua acuità visiva matura normalmente. Quindi in qualche modo, diciamo, la sovraespressione del BDNF è in grado di annullare completamente e di sostituire, tra virgolette, l'esperienza sensoriale. Quindi questo mediatore è veramente, veramente cruciale. Ok, stando al concetto di periodo critico può essere visto in maniera, e questo magari può essere uno spunto poi di discussione dopo per le domande, può essere visto come sia un periodo di vulnerabilità, abbiamo visto precedentemente se c'è un vizio refrattivo, se c'è una cataratta, la visione da quell'occhio viene completamente alterata, però è anche un periodo di opportunità, perché in qualche modo, che cosa consente? Consente al sistema nervoso di adattarsi alle caratteristiche e agli stimoli che vengono riscontrati nell'ambiente che circonda l'organismo. Quindi l'idea è di fornire questa finestra di estrema plasticità in modo che l'organismo conosca il mondo, conosca le caratteristiche fisiche alle quali è esposto e quindi moduli le funzionalità del suo sistema nervoso in modo da essere il più possibile adattato, funzionale, all'ambiente che è stato sperimentato in questa fase precoce.
E vi faccio alcuni esempi di questo. Questa è una visione dall'alto della corteccia visiva. Corteccia visiva, abbiamo già visto precedentemente, contiene dei gruppi di neuroni che rispondono ai differenti orientamenti. Per esempio qui vedete in rosso i gruppi di neuroni che rispondono alle barre orientate orizzontalmente e vedete in verde, per esempio, i gruppi di neuroni che rispondono alle barre verticali. Okay. Uno si potrebbe chiedere, ma questa organizzazione era in condizioni normali, qui sono stato fatto un esperimento, vedete la linea tratteggiata, qui ci sono l'estensione di area corticale che risponde ai quattro orientamenti principali, quindi verticale, obliquo 45 gradi, orizzontale e l'altro obliquo 135 gradi. Vedete che nelle condizioni di controllo, la linea tratteggiata, ogni orientamento corrisponde a circa un quarto dell'area corticale, il 25%. Quello che vedete sperimentale è una condizione in cui gli animali sono stati allevati dall'apertura degli occhi con barre, per esempio, di orientamento verticale, 0 gradi. Quindi vedevano, nel loro periodo critico, barre verticali. E che cosa osservate? Osservate che l'area dedicata a l'orientamento verticale viene amplificata nella corteccia, quindi in questi soggetti c'è più corteccia, vedete 35%, dedicata all'analisi di questo orientamento, chiaramente a scapito degli altri orientamenti, ma questo può essere pensato come valore adattativo, perché in qualche modo in quella finestra critica l'ambiente, l'organismo impara che l'ambiente è fatto prevalentemente a strisce verticali e quindi adatta al suo sistema nervoso per rispondere ottimamente una volta adulto a quel tipo di ambiente. Simile esempio dalla corteccia acustica. Nella corteccia acustica non ci sono colonne di orientamento, ma ci sono colonne, quindi gruppi di neuroni, qui vedete questi blob rossi e verdi, che rispondono a delle frequenze specifiche dello spettro. Quindi vedete, si va qui nel ratto da 1,75 kHz a 28 kHz. E in una fase critica, questi sono ratti, esperimenti di Michael Merzenich negli Stati Uniti, i ratti sono stati esposti, piuttosto che a tutti i rumori possibili presenti nell'ambiente, come gli animali di controllo, sono stati messi in una camera anecoica e stimolati con una sola frequenza, una frequenza specifica, in questo caso intorno ai 7 kHz. Quindi la frequenza che qui è raffigurata con i colori verde e giallo. E cosa vedete? Che quando gli animali vengono mappati poi da adulti, hanno una maggiore rappresentazione proprio di queste frequenze, cioè delle frequenze a cui sono stati esposti durante il periodo precoce. Vi ho segnato anche l'intervallo temporale nel quale questo funziona, cioè la corteccia si rimodella in questo modo soltanto se la stimolazione sensoriale a 7 Hz viene fatta da 9 giorni a 28 giorni dopo la nascita, P9 più 28. Se si va fuori da questa finestra critica, l'esposizione al singolo tono non modifica la mappa corticale, la mappa tonotopica. Quindi ancora una volta concetto di periodo critico. Quindi in questa fase precoce, la corteccia è molto suscettibile agli ingressi ambientali e quindi si rimodella in modo da dare la massima rappresentazione dello stimolo predominante nell'ambiente che circonda l'organismo. Allora, queste frequenze vengono già codificate a livello della coclea. La coclea ha già un'organizzazione tonotopica, quindi nel nostro orecchio. Allora, queste sono delle rappresentazioni. Vi dovete immaginare l'esperimento in questo modo. E nell'animale può essere aperta la corteccia cerebrale, può essere fatto un esperimento di imaging, come quello del calcio che vi dimostravo precedentemente. Per cui voi potete dare, per esempio, uno stimolo di varie frequenze, potete dare stimoli di varie frequenze e andate a visualizzare proprio con l'accensione, come abbiamo visto prima, con gli indicatori calcio, per esempio delle cellule, dei gruppi di cellule che rispondono alle varie frequenze. In questo modo costruite la mappa e dite, ok, allora il gruppo di neuroni? No, è una frequenza sonora. Come? Falso colore, sì. Sì, è falso colore. Cioè sono frequenze sonore. Ok? Nei pipistrelli, Sì, nel pipistrello c'è il fenomeno aggiuntivo, poi che per esempio nell'ecolocazione viene usato un po' il principio del sonar, cioè vengono emesse onde sonore la cui ricaptazione guida la navigazione dell'animale nello spazio.
delle frequenze. Sì, sì, questa dell'organizzazione tonotopica è un'organizzazione, diciamo, in qualche modo generale delle cortecce acustiche. Come dicevo prima, parte già dalla coclea, cioè la coclea, questa struttura ricettiva nell'orecchio, è una lamina la cui, diciamo, oscillazione viene appunto determinata dalle frequenze sonore incidenti appunto nell'orecchio, e quindi questa diciamo suddivisione per frequenze della coclea viene trasferita poi a livello delle strutture superiori fino alla corteccia. Quindi questo gruppetto in pseudocolore ci dice che, per esempio, i neuroni nei blocchettini verdi sono neuroni che rispondono selettivamente alla frequenza 7 kHz, frequenza sonora. Può essere modificata, diciamo, ora ci arriviamo facendo qualche esempio nell'adulto. La professoressa all'altra lezione ci ha detto che Platone diceva che la memoria nell'ippocampo è come, cioè, di premere nell'argilla, no? Sì. In una tavoletta di cera, e quindi lasciare dei solchi, no? Sì. Che sono praticamente, io volevo sapere, insomma, se era possibile, cioè se c'era una correlazione. Ci sono delle tracce, sì sì, questo è vero. Per esempio, vi ho fatto vedere prima l'immagine delle spine dendritiche. Sì, rimane una traccia, questo è stato visto, per esempio, è un'esperienza comune che se abbiamo, per esempio, giocato a tennis nell'età, diciamo, nel nostro periodo critico, poi in qualche modo torniamo a giocare a tennis, dopo 20 anni siamo, diciamo, in qualche modo, reimpariamo meglio, quindi come se il circuito avesse mantenuto una traccia di questo apprendimento. E questa esperienza comune, questo è stato visto proprio con l'esperimento delle spine dendritiche. Vi ricordate queste protrusioni che vedevamo precedentemente? Ora ci arriviamo, faremo un altro esempio, però è stato dimostrato che, per esempio, apprendere un atto motorio fa sì che in determinate cellule della corteccia motoria si creino delle modifiche, appunto, delle spine, quindi si aggiungono, per esempio, nuove spine dendritiche, quindi nuovi sinapsi tra i neuroni, e queste sinapsi, queste nuove spine, diciamo, persistono nonostante uno abbia interrotto l'allenamento. Quindi io interrompo l'allenamento, vado a vedere lo stesso neurone 15 giorni dopo e trovo sempre quelle spine che si erano formate, diciamo, per l'apprendimento motorio avvenuto precedentemente. Quindi queste modifiche strutturali sembrano essere il substrato, diciamo, per questo effetto, diciamo, facilitatorio dell'esperienza precoce. Quindi sì, rimangono senz'altro delle tracce. Assolutamente. Ecco, qui volevo brevemente, anche questo può essere uno spunto per la discussione successiva. Ora, è chiaro che, diciamo, quindi gli ambienti, i nostri stimoli, gli stimoli che riceviamo plasmano il nostro cervello. E quindi qua, diciamo, possiamo pensare a una società di tipo in qualche modo globalizzato, dove i ragazzi, per esempio, diversamente da una volta, ricevono stimoli molto, molto simili, molto, molto comuni. Magari, che ne so, 40-50 anni fa, un ragazzo che nasceva in Italia riceveva stimoli molto diversi da un ragazzo in Giappone, in Cina o negli Stati Uniti. Ora, diciamo, la globalizzazione, il web, fa sì che gli stimoli siano molto, molto simili. Quindi, in qualche modo uno si può porre il problema se questo porti in qualche modo a un'omologazione, in qualche modo, visto che i cervelli sono scolpiti in maniera così potente dall'esperienza, il fatto che ci sia una cultura massificata, globalizzata, può far sì che in qualche modo i cervelli, diciamo, vengano prodotti in serie, un po' tutti uguali o con le stesse caratteristiche, fatte salve chiaramente le differenze genetiche di base, diciamo, di ciascuno. E quindi qui viene fuori il discorso del cervello collettivo. Ho preso da un libro recente di Lamberto Maffei questa, un po' questa ricetta, questo antidoto alla globalizzazione, quindi creatività, apertura, capacità di non rimanere schiavi di ciò che la genetica ha stabilito per noi o che la comunicazione massificata ci vuole imporre. Questo può essere anche uno spunto, diciamo, per l'insegnamento che magari lasciamo, diciamo, alla discussione successiva. Altri esempi di periodi critici. Qui abbiamo fatto un esperimento di risonanza magnetica funzionale in cui si osserva l'area di Broca, si va a visualizzare l'area di Broca e si vede la differenza, diciamo, sono soggetti bilingui ai quali viene chiesto di parlare nella lingua 1 e nella lingua 2
E la differenza è che in questo soggetto la lingua 2 è stata imparata da adulti. Questo è un, diciamo, madrelingua inglese che poi ha imparato da adulto il francese. Quando si fa l'imaging dell'area di Broca, vedete che le due aree sono separate. Quindi questo vuol dire che per switchare da una lingua all'altra, se il gruppo di neuroni non è lo stesso, c'è bisogno almeno di una connessione sinaptica, e quindi il tempo, diciamo, di switch da una lingua all'altra è rallentato. Cosa molto diversa, vedete, i due centroidi sono praticamente sovrapposti in un soggetto che invece ha imparato, magari aveva, diciamo, padre e madre, oppure è stato esposto molto precocemente anche alla, diciamo, alla seconda lingua, e in questo caso vedete si ha una coattivazione dell'area di Broca. Altro esempio dal sistema motorio, per esempio nella nostra corteccia motoria c'è una rappresentazione di tutte le parti del corpo. Qui è stata misurata l'estensione, proprio l'area corticale che è dedicata alla mano sinistra. Ed è stato paragonato l'estensione di quest'area, vedete, in soggetti normali, che sono quelli blu, o in violinisti, che quindi, diciamo, usano chiaramente in maniera molto, allenano in maniera drammatica la mano sinistra. E vedete che c'è un'area, prima di tutto osserviamo che è molto maggiore nei violinisti rispetto ai soggetti di controllo, ma l'altra cosa interessante è che l'area dedicata alla mano sinistra è tanto più grande quanto più precoce l'inizio della pratica musicale, cioè i bambini che hanno cominciato a 4-5 anni a suonare hanno una rappresentazione corticale della mano che è molto più grande rispetto a quella dei colleghi che hanno iniziato più tardivamente. E questo chiaramente può voler dire anche più corteccia dedicata, vuol dire più neuroni che processano la stessa informazione, quindi un miglioramento del rapporto segnale-rumore e quindi delle performance. Altro esempio, durante la plasticità, durante lo sviluppo, la plasticità può arrivare a essere cross-modale. E questi sono soggetti ciechi dalla nascita. Anche lì è nostra esperienza comune che i soggetti ciechi abbiano migliori capacità di detezione, per esempio di stimoli uditivi o di stimoli tattili. E quindi cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che queste migliori capacità da cosa derivino? Derivino dal fatto che in qualche modo la corteccia visiva, che non è utilizzata in questi soggetti, venga reclutata, reutilizzata per il processamento delle altre informazioni sensoriali. E questo è un esperimento sempre di risonanza magnetica funzionale, in cui vedete un soggetto normale a sinistra che legge il Braille, quindi la scrittura per i ciechi, e c'è la normale attivazione della corteccia somatosensoriale, della corteccia tattile. Okay? Corrispondente alla mano che legge. Nel caso invece del soggetto cieco dalla nascita, vedete che c'è un secondo focolaio di attivazione che è nella corteccia occipitale, quindi in qualche modo durante il compito tattile viene reclutata anche la corteccia visiva. Ma uno potrebbe dire, questo è importante a livello funzionale? Sì, è importante, perché è stato condotto un esperimento in cui durante la lettura del Braille nel soggetto cieco dalla nascita, con la tecnica che vi dicevo prima della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, quella inibitoria, è stata inibita la corteccia occipitale. Quindi il soggetto faceva il compito di lettura del Braille con la corteccia occipitale inattivata, e questa inattivazione riduceva significativamente le performance. Quindi significa che non c'è solo un'attivazione, non è un epifenomeno questa accensione, diciamo, dell'area occipitale, ma è qualcosa che è veramente importante perché il compito venga eseguito in maniera corretta. Questo è un altro esperimento, diciamo, interessante sempre nell'ottica delle tracce, cioè tracce che possono essere lasciate da piccoli e che poi in qualche modo ci portiamo dietro per tutta la nostra esistenza. Questo è un esperimento molto famoso, addirittura qui parliamo di cure materne, quindi effetti, diciamo, proprio molto precoci. È osservazione sperimentale che ci sono ceppi proprio diversi di ratti o di topi in cui le mamme forniscono differenti livelli di cure parentali. Diciamo, ci sono le mamme buone, diciamo, in certi ceppi, o le mamme, chiamiamole degenerate, diciamo, in un altro ceppo, che danno magari meno cure parentali. Le chiamiamo leaking grooming, perché fanno massaggio, leccano i piccoli. E è stato osservato che piccoli che nascono da femmine, diciamo, madri in qualche modo, poco attente alla cura della prole, sono da adulte più ansiose e forniscono se stesse meno cure alla loro prole. E questo non è una cosa genetica, perché se voi prendete, per esempio, dei piccoli nati da mamme, diciamo, degenerate, tra virgolette, ma le date, si chiama cross-fostering, le date, diciamo, in adozione a delle mamme buone, in qualche modo, questi piccoli che vengono, diciamo, stimolati adeguatamente, sebbene fossero del ceppo, diciamo, cattivo, quando sono adulti si comportano da mamme buone.
quindi hanno in qualche modo qualcosa che gli viene scritto durante la fase di cure parentali. E questo aspetto è stato studiato in dettaglio, quindi uno cerca di capire qual è la traccia che rimane nei circuiti. Per quanto riguarda l'ansia in particolare, è ben noto, vedete, uno stimolo stressogeno attiva l'asse ipotalamo-ipofisario, quindi si ha produzione, per esempio, di glucocorticoidi, cortisolo da parte della corteccia surrenale. Questo trova dei recettori a livello ipocampale, e a livello ipocampale l'ipocampo a feedback negativo blocca la risposta stressogena a livello dell'ipotalamo. Quindi è chiaro che maggiore la concentrazione di recettori per il cortisolo, per i glucocorticoidi nell'ipocampo, più efficiente la chiusura, il feedback negativo di questo circuito. Ed è stato osservato nell'animale che alti livelli di cure parentali provocano rilascio di serotonina in ipocampo, di questo neuromodulatore, e questo provoca l'attivazione della trascrizione dei recettori per i glucocorticoidi tramite un meccanismo di acetilazione degli stoni. In pratica, quando il DNA ha questi stoni acetilati, è un DNA in qualche modo più permeabile, più trascrivibile. Quindi, se noi andiamo a mettere questi marker epigenetici, acetilazione degli stoni, su queste regioni del DNA che codificano per i recettori, per i glucocorticoidi, la loro espressione sarà maggiore a livello ipocampale. Quindi, avendo una maggiore espressione dei recettori per i glucocorticoidi, questo circuito viene chiuso, questo feedback negativo funziona in maniera più efficiente e quindi c'è una risposta con minore ansia a uno stimolo stressogeno. E quindi la traccia che viene lasciata proprio dalle cure parentali, dalle cure materne, è questa acetilazione degli stoni. E quindi questo marker epigenetico ben preciso. Ed è interessante, c'è un farmaco, vedete, che si chiama tricostatina, TSA, questo verde, che è in grado di convertire un DNA chiuso, diciamo, non trascrivibile, in un DNA aperto, un DNA più acetilato, con gli stoni più acetilati. E somministrando, diciamo, a delle mamme, chiamiamole ancora una volta cattive, degenerate, questo farmaco, è possibile in qualche modo aprire il DNA a livello di queste regioni e promuovere quindi una trascrizione maggiore dei recettori per i glucocorticoidi e quindi andare a correggere, diciamo, farmacologicamente questo difetto e questa reazione, diciamo, eccessiva agli stimoli stressogeni. Quindi tracce epigenetiche, quindi scritte nel genoma, sugli stoni, in realtà in questo periodo molto precoce, che poi si traslano e influenzano il nostro comportamento in età adulta. Ora, una visione molto generale era quella che, e molto dogmatica, era quella che il periodo critico, una volta chiuso, in qualche modo fosse irreversibilmente, la plasticità fosse irreversibilmente bloccata. Ora, questo in realtà non è vero, anche il senso comune ce lo dice, perché comunque anche da adulti siamo in grado di imparare cose nuove, quindi i nostri neuroni di ricordare, di dimenticare, quindi comunque il cervello è una struttura dinamica. È chiaro che la malleabilità del tessuto è molto diversa dal periodo critico all'adulto, ma non c'è un fattore, diciamo, assoluto di chiusura del periodo critico. Quindi ora vi presenterò brevemente, negli ultimi 5 minuti, qualche esempio di plasticità indotta anche nell'adulto. E partendo per esempio dalla mappa somatosensoriale. Qui c'è la rappresentazione della superficie corporea, vedete che è una rappresentazione disproporzionata, certe aree, la lingua, la bocca, le mani sono più rappresentate rispetto per esempio al tronco o ad altre parti del corpo, per cui viene fuori questo homunculus che, come vedete, è molto diverso dal David, con le sue proporzioni perfette. Però quello che ci interessa in questo contesto è che quindi ci sono delle aree che possiamo identificare nella corteccia somatosensoriale, nella corteccia tattile, che si attivano quando stimoliamo specifiche parti del corpo. Quindi, per esempio, vedete in alto la rappresentazione delle 5 dita, 1, 2, 3, 4, 5, per esempio con tecniche che possiamo, diciamo, come quelle che abbiamo visto precedentemente, quelle del calcium imaging o, diciamo, tecniche standard anche di registrazione elettrofisiologica. In questo esperimento molto famoso, delle scimmie venivano allenate a girare un disco, a fare un compito da adulte con l'indice e il medio. Quindi si allenavano varie ore, diciamo, alla settimana in questo compito che coinvolgeva soltanto le due dita, il secondo e il terzo dito. E vedete che la mappatura nello stesso soggetto fatta dopo l'esercizio dimostra che le dita stimolate si espandono la loro rappresentazione corticale
rispetto a quelle non stimolate. Un altro grande esempio di plasticità è quello venuto fuori dagli studi di Ramachandran, l'arto fantasma. Questo fenomeno per cui negli amputati, coloro che hanno perso per un incidente un braccio, continuano in qualche modo a sentire vividamente l'esperienza del fantasma anche se questo non è più presente. Come si spiega questo? Ramachandran, questo neurologo, fece degli studi in cui praticamente, vedete, questo è un soggetto che ha un braccio amputato, semplicemente stimolando questa parte della guancia, con un tampone, e chiese appunto al soggetto che era stato amputato di recente: cosa ti sto toccando? Il soggetto era bendato. Il soggetto rispondeva: mi sta toccando la guancia, ma mi sta toccando anche l'arto fantasma. E vedete che c'è una seconda rappresentazione dell'arto mancante anche sulla guancia, vedete, delle dita. E un'altra rappresentazione nel moncone, qui sulla spalla. Quindi una rimappatura drammatica. Come si spiega questo? Allora, quando avviene questa amputazione, le afferenze sensoriali non arrivano più, quindi rimane un'area, questa che abbiamo visto, che si situa area deafferentata, che rimane priva di ingresso sensoriale. Ora, cosa succede? Quest'area non rimane silente, ma viene invasa, vedete nei pallini sulla destra, dalle aree adiacenti. Se vi ricordate dall'homunculus precedente, vicino alla mano c'è proprio la faccia e c'è la spalla. Quindi la rappresentazione della faccia e della spalla in qualche modo, diciamo, vanno ad occupare queste aree corticali che sono rimaste silenti. Okay? Per cui quando andiamo a stimolare appunto la spalla o la guancia, attiviamo indirettamente anche quei neuroni che una volta al soggetto segnalavano la mano mancante, per cui fanno sentire vividamente al soggetto la presenza della mano anche se questa non è più presente, perché in realtà non è più presente l'arto, ma è presente la rappresentazione corticale di quest'arto, che è stata invasa, colonizzata da altre afferenze. Questa la saltiamo, voglio raccontarvi qualche dettaglio di questo esperimento, un esperimento pubblicato alla fine del 2015, molto bello, che vi dice il livello di dettaglio e di finezza al quale si può arrivare con le moderne tecniche di indagine. Abbiamo già detto precedentemente che quando apprendiamo un nuovo compito motorio il nostro cervello si modifica e possiamo vederlo con le tecniche precedenti, per esempio con le spine dendritiche. Quello che hanno fatto questi autori è proprio insegnare a dei topolini a stare su un cilindro che ruota, vedete in basso, c'è un cilindro che ruota con una certa accelerazione e il topo, diciamo, impara a stare in equilibrio, quindi i primi tempi cade e poi riesce a stare in equilibrio per sempre maggiore tempo. Quindi il nostro parametro di apprendimento è il tempo in cui l'animale riesce a stare in equilibrio sul cilindro. Avendo questi neuroni marcati nella corteccia motoria, i ricercatori hanno potuto andare a identificare, vedete, prima dell'apprendimento, guardate pure la colonna, diciamo, di destra dove c'è scritto memory probe, vedete che prendendo un segmento dendritico c'erano quelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spine, vedete, alcune più filiformi, altre un pochino più grosse. Dopo l'apprendimento, after learning, vedete, si sono formate delle nuove spine, sempre nella colonna di destra, vedete quelle verdi. In realtà una spina, diciamo, sottile è diventata grossa, e si sono aggiunte due nuove spine. Quindi c'è stata questa modifica strutturale. In parallelo con l'apprendimento, il learning, cioè prima l'animale stava per 200 secondi sul cilindro, il cilindro parte piano, poi progressivamente accelera, e alla fine dell'apprendimento ci stava per 400 secondi. Okay, quindi c'era questo apprendimento, in parallelo la struttura dei neuroni si era modificata. Quello che poi hanno potuto fare questi autori, avevano un trucco particolare per cui, illuminando quest'area corticale, sono stati in grado di, tra virgolette, uccidere o andare a potare, diciamo, selettivamente, quelle nuove spine che si erano formate. Quindi vedete che le spine verdi, con questa tecnica, si chiama synaptic optogenetic, vedete che le spine che erano state create nuove sono state potate, questi nuovi rami, diciamo, sono stati tagliati. E la cosa fantastica è che, diciamo, tagliando queste tracce, questi nuovi rami, vedete nella curva verde in basso, memory probe, vedete che l'apprendimento viene completamente revertito, cioè l'animale disapprende ciò che aveva acquisito. Quindi in questo modo, diciamo, si fa vedere che queste modifiche strutturali non sono soltanto un epifenomeno, ma diciamo, sono cruciali perché rimanga proprio questa traccia dell'apprendimento motorio. Va bene, ora
parte di domande, ho chiuso la presentazione, quindi non so se... Relativamente all'ultimo esperimento, nel controllo, cioè il memory probe veniva data la ruota e girava, nel controllo? Allora, il controllo veniva fatto sempre l'apprendimento e veniva illuminato, però diciamo il trucco lì è inserire in questi due problemi, deve da un lato visualizzare queste spine, quindi ci deve essere un colorante tipo GFP in questi neuroni. In più ci deve essere un qualcosa che una volta illuminato dalla luce va a spegnere, diciamo, selettivamente queste nuove sinapsi. Quindi gli autori hanno fatto vari tipi di controllo, però per esempio un controllo molto semplice può essere quello, diciamo, di avere un topo in cui c'è solo il colorante, quindi la stimolazione luminosa in qualche modo non produce questa retrazione delle spine, e in quel caso semplicemente illuminando con la luce non c'è il substrato che fa retrarre le spine, quindi la performance rimane a livello standard. Gli autori hanno fatto anche un altro esperimento, diciamo, più complesso, in cui hanno indotto, per esempio, l'apprendimento di un altro task motorio che faceva, diciamo, nascere nuove spine. Hanno distrutto queste, diciamo, spine dell'apprendimento motorio numero 2 e hanno dimostrato che questo non inficiava, diciamo, la risposta al primo apprendimento. Grazie. Sì. Grazie. Volevo capire se la transacetilazione degli stoni, che avviene come fenomeno naturale, ha le stesse caratteristiche o meno di quella indotta col TSA. Beh, in realtà no, nel senso che il trattamento farmacologico è un trattamento molto più specifico, perché è chiaro che, diciamo, in condizioni naturali vengono acetilati degli stoni in posizioni particolari sul genoma. Quello che può essere fatto per ora col trattamento farmacologico è un'attivazione in qualche modo generalizzata, che quindi in qualche modo non è il modo migliore di operare, perché potremmo pensare che dia effetti collaterali, perché per esempio se andiamo a, diciamo, liberare l'espressione, che ne so, di oncogeni, in qualche modo abbiamo un effetto magari teratogeno o deleterio. Quindi una delle sfide è proprio quella di trovare, diciamo, delle modalità di intervento per cui questi fenomeni di regolazione dell'espressione genica siano estremamente targettati. E con questo farmaco no, non è possibile farlo, perché è una, diciamo, agisce a livello di tutte le regioni, teoricamente di tutte le regioni genomiche. Quest'ultimo esperimento che si è visto, quello delle spine che venivano potate e poi spariva l'apprendimento, mi fa venire in mente il famoso lavaggio del cervello, no, degli agenti segreti. Che nesso ci può essere tra il lavaggio del cervello e questa potatura farmacologica? Ma diciamo, il lavaggio del cervello, non so, se pensiamo all'elettroshock in qualche modo, quello ha un effetto, cioè, molto, molto potente, perché come dicevamo prima, l'attività scolpisce i circuiti, no? Quindi se diamo dei treni di attività ad alto o a bassa frequenza, modifichiamo in maniera molto rapida e molto efficiente le connessioni. Quindi questi fenomeni, per esempio, possiamo pensare, tipicamente una stimolazione ad alta frequenza, un treno ad alta frequenza induce un potenziamento, un treno a bassa frequenza induce una depressione. Quindi in qualche modo queste correnti, questi treni vanno a impattare su quella che è la circuiteria basale e sì, fanno un po', diciamo, un effetto di lavaggio, se vogliamo, inducendo nuovi fenomeni plastici, quindi perdita o acquisizione di nuove connessioni, vanno a in qualche modo interrompere o disturbare quello che è il normale wiring cerebrale. Quindi sono effetti molto potenti. L'attività, come abbiamo visto, è in grado di modulare in maniera molto molto rapida la connettività nervosa. Quindi sì, mi aspetto che possano avere degli effetti proprio drammatici sulla connettività. Non è il caso per la stimolazione magnetica transcranica, perché sono dei pulse, diciamo, molto piccoli, molto contenuti temporalmente. E questi, è stato visto, hanno un effetto transitorio. E posso fare... Scusate, sempre rimanendo sulla stimolazione corticale,
È ipotizzabile una modificazione, cioè un'induzione della stimolazione a distanza anziché con un macchinario posto a breve distanza? Cioè, potrebbe avere un effetto proprio nella modificazione a distanza del... Ma diciamo lì la prossimità è cruciale. La prossimità è cruciale, anzi ci sono tutta una serie di problematiche legate per esempio all'orientamento stesso del campo magnetico. Se pensate diciamo alla corteccia umana circonvoluta, no? È chiaro che all'interno di un solco, per esempio, lo stesso flusso diciamo, del campo magnetico oppure un campo elettrico può attivare in maniera diversificata i neuroni a seconda della loro posizione spaziale. Quindi ecco, ci sono già tutta una serie di problematiche con la somministrazione diciamo, locale, quindi con il probe posto sullo scalpo. Poi ci sono tutta una serie di tecniche per cui questa stimolazione può essere più focale o meno focale. Però ecco, pensare a qualcosa a distanza secondo me avrebbe un effetto comunque in qualche modo troppo grossolano che coinvolgerebbe diciamo in qualche modo tutte le aree cerebrali, mentre invece uno dei punti cruciali qui è proprio quello di andare proprio a targettare selettivamente un'area cerebrale specifica. Domande? Allora adesso sì. Vabbè, allora. Io ritornavo sul discorso della metilazione degli stoni, no? Che l'esperienza precoce durante i primi periodi della vita produce questa trasformazione nel DNA. Mi ricordo di aver letto un articolo abbastanza recente dove le esperienze dei genitori si trasmettono nella prole addirittura da padre a figlio, cioè dei padri topo abituati a reagire a un suono, un fischio acuto. I figlioli si spaventavano, cioè in automatico rispondevano a questo stimolo. Quindi è una metilazione, si parlava anche lì di metilazione degli stoni, è un apprendimento che si trasmette negli spermatozoi per via genetica e rimane poi nella prole. È così? Diciamo... La plasticità lì va a farsi friggere. Sì. Ma diciamo, sì, di questo diciamo, articolo della trasmissione tramite, non so se Antonino sa qualcosa, diciamo, che può intervenire meglio di me, perché io ne ho solo sentito parlare molto vagamente, non ho letto, diciamo, non ho letto il lavoro originale. Chiaro che qui nell'esperimento che ho mostrato c'è un substrato molto chiaro, c'è una stimolazione tattile, che quindi in qualche modo abbiamo un primum movens che in qualche modo diciamo è in grado di spiegare come questa traccia, diciamo, se il piccolo possa portarsela dietro, riceverla in qualche modo dal comportamento della madre e poi trasferirsela nell'età adulta in questa risposta agli stimoli stressogeni in questi comportamenti ansiosi. Ora questo dello spermatozoo diciamo l'ho sentito solo vagamente, non so se Antonino sa sì, qualcosa. C'è un allora questo si chiama transgenerational epigenetic inheritance. È un campo su cui c'è un po' di letteratura molto sparsa, molto discussa, ovviamente molto dibattuta. E questo articolo in particolare, un articolo di forse un annetto fa, un paio d'anni fa, in cui in realtà lo stimolo era uno stimolo olfattivo. E tuttavia, sì, come si dice, la giuria è ancora molto aperta, perché insomma qui si parla di cose più diciamo che agiscono su alcune cellule circuito ben definite, insomma più controllate, diciamo così. Però sì, l'articolo è stato pubblicato, ma spesso non è sufficiente. Si attendono ancora conferme, no? Perché sembra un po', il metodo, cioè la scienza è costellata, la storia della scienza è costellata di osservazioni in attesa di conferma, però, comunque. E va bene, allora ancora una domanda e poi... Chiudiamo e andiamo al... Le volevo chiedere, esperienze negative a livello fetale, per esempio, un comportamento della madre, per esempio, assunzione di sostanze, oppure che poi attraverso la placenta, no? Possono... Questo è un argomento, diciamo, di grande interesse. Noi, per esempio, abbiamo studiato di recente il ruolo diciamo di farmaci GABAergici, no? Per esempio pensiamo, non so, alle madri per fattori come, che ne so, depressione, oppure anche alle volte cause più gravi,
crisi epilettiche, quindi somministrazione di farmaci GABAergici durante la gravidanza. E ci sono, diciamo, degli effetti poi proprio long lasting. Una cosa che non ho affrontato è il fatto che in realtà l'attività è importante, noi l'abbiamo vista, diciamo, ve l'ho descritta soltanto dalla nascita, diciamo, in avanti. In realtà anche questa cosa si estende anche al periodo embrionale, cioè i neuroni sono già attivi in realtà nel periodo embrionale, e questa attività che viene definita spontanea nel senso non che abbia, ha dei generatori specifici, ma non viene triggerata, guidata dall'ambiente, viene guidata indirettamente dall'ambiente, sempre mediata attraverso la madre. Ma questo ha un impatto molto importante. L'impatto farmacologico, voglio ricordare anche per esempio che dei piccoli, per esempio, alle volte vediamo delle differenze nell'animale anche per esempio se la madre è arricchita durante la gravidanza, cioè il fatto stesso, diciamo, di essere nati non in un ambiente arricchito, in un ambiente standard, ma che la madre sia stata durante la gravidanza in un ambiente arricchito, impatta poi per esempio le performance cognitive o la risposta agli stimoli stressogeni, l'ansia più avanti nell'età adulta. Quindi sicuramente quello è un periodo di estrema vulnerabilità, tra l'altro in cui per esempio il GABA, il classico neurotrasmettitore inibitorio, ha un effetto eccitatorio per esempio nel feto e nei primi mesi di vita postnatale anche nell'uomo. Quindi, diciamo, ciò che magari è inibitorio o ha un effetto, diciamo, antidepressivo o rilassante per la madre ha un effetto invece eccitante per il feto, e quindi questi sono tutti aspetti da tenere assolutamente sotto controllo. Grazie. Allora, sicuramente abbiamo molteplici spunti di grandi domande e questo ci piace. E quindi adesso andiamo al coffee break, 20 minuti massimo. Tornate entro 20 minuti senza che necessariamente, poi vi chiameremo, ma insomma, possibilmente un ritorno spontaneo. Intanto cominciate a pensare e a parlarvi tra di voi e utilizzate questo tempo per cominciare a organizzare dei gruppi, delle domande che vi frullano in testa. Grazie. Questo è vero, cioè l'area corticale è limitata, quindi è chiaro che se dedichiamo più area corticale a un certo compito, diciamo, rischiamo di sottrarla a un'altra funzione. E in una delle slide che non ho mostrato c'era l'esempio di questa specializzazione nei tassisti londinesi. In uno studio di risonanza magnetica è stato visto che l'ippocampo posteriore, quello deputato proprio alla memoria spaziale, si ingrandiva a livello funzionale, però a scapito dell'ippocampo anteriore, quindi c'è in qualche modo un trade-off. Però quello che vorrei sottolineare, diciamo, il discorso del potenziamento lo vedrei in un'ottica in qualche modo di connettività, cioè l'esperienza arricchita, se vogliamo, in termini generici, è quello che può fare, diciamo, si alloca delle aree corticali a compiti specifici, però lo vedrei molto in termini di network. Cioè creare in qualche modo un'esperienza arricchita, in qualche modo crea un network che è più ridondante. Quindi essendo più ridondante, un po' il principio del World Wide Web, no? Che è stato creato storicamente per motivi militari, no? Per evitare che ci fossero diciamo, rami collaterali che in qualche modo bloccassero, diciamo, fossero in grado di vicariare una funzione in qualche modo bloccata. Quindi qui si va poi al concetto, per esempio, di... Questo è vero, però il concetto, diciamo, di connettività, di riserva cognitiva, questo si applica, cioè è stato visto, faccio un esempio molto semplice, è stato visto per esempio che riporto uno studio per esempio fatto in un gruppo di suore che è particolarmente, diciamo, probante. Le suore di Notre Dame, queste erano vissute
fate conto, fino tipo a 20 anni prima di prendere il velo, diciamo in ambiti diversificati. Poi da 20 a 80, 90 anni, quelle che sono arrivate nello stesso ambiente, quindi diciamo stesso tipo di cibo, stesso tipo di esperienze. Ed è stato visto significativamente che coloro che avevano avuto una vita, diciamo, intellettuale, culturale, cognitiva più ricca nell'età precoce, erano quelle poi più resistenti in età tardiva all'insorgenza di demenze, neurodegenerazione. E quindi questo come si può interpretare? Si può interpretare col fatto che in qualche modo una stimolazione, sì è vero, ci sono dei limiti al potenziamento, però una stimolazione cognitiva superiore nelle fasi precoci possa portare alla formazione di più connessioni, quindi una iperconnettività che in qualche modo poi viene utilizzata quando si cominciano ad esempio a perdere neuroni, e questo ne parlerà la prossima volta il professor Cattaneo, c'è in qualche modo fenomeni vicarianti in qualche modo più efficaci. In America, no? La ricerca del genio, l'iperstimolazione, che poi in realtà ha dimostrato grossi decrementi rispetto ad altre cose. Ecco, argomento sicuramente molto, molto delicato, capisco il punto, cioè in qualche modo diciamo questo può portare, sì, da un lato anche lo studio sperimentale, per esempio, ha cercato tramite manipolazioni genetiche di creare il topo super intelligente, quindi con modificazioni genetiche. Ma questo può dare sì, delle pressioni molto forti anche al bambino, al giovane, e quindi sì, può essere sicuramente controproducente. Ed è un bilancio, diciamo, molto, molto delicato, appunto, per un insegnante, anche sovraccaricare. Ora vi parlo proprio per esperienza, diciamo, anche personale, a volte anche con i figli o con, diciamo, i ragazzi che abbiamo, che seguiamo in laboratorio. E ci sono caratteri diversi, ecco, dico una cosa ovvia per voi insegnanti, però ecco, sicuramente il sovraccaricare, il mettere, diciamo, in qualche modo troppo sotto pressione con una iperstimolazione un particolare tipo di caratteri può non essere completamente positivo. Sì. O rischioso, sì, sì. Sì, salve. Senta, prima si è parlato delle capacità di recupero nel caso di traumi, facendo, ecco, un esempio dell'occhio pigro, no? Il mio discorso voleva essere, la mia domanda sempre collegata a quella. Si è parlato delle finestre temporali. Noi tante, come insegnanti, ci troviamo tante volte nelle classi a dover cercare di modificare il nostro modo di insegnare nei confronti di chi ha dei disturbi specifici nell'apprendimento di DSA. Ecco, la mia domanda è questa: qual è la finestra temporale e quali potrebbero essere poi gli interventi di recupero e le capacità di recupero di questi ragazzi, se ci sono nella fascia d'età, appunto, che noi ci troviamo a fronteggiare, quella dei 14 anni in su? Sì, ci sono degli studi sperimentali proprio per quanto riguarda, per esempio, i modelli murini, non so, di autismo, di disturbo dello spettro autistico. Quindi mutazioni che sono state riscontrate nel bambino vengono trasferite nel topo, e ci sono dei test applicabili nel topo, per esempio test di socialità o altri tipi di test più cognitivi, che permettono di definire un fenotipo, diciamo, autistico nel modello murino. Questo è un po' discusso perché chiaramente potete immaginare che alcune delle caratteristiche di questo fenotipo autistico sono prettamente umane. Però comunque in questi modelli uno degli studi che è stato fatto è stato lo studio proprio dei periodi critici. Quindi nell'ottica di dire queste finestre sono alterate. E la risposta è che sì, sono alterate in termini di durata, in termini di timing, quindi sicuramente diciamo il substrato e anche la finestra temporale di modificabilità viene alterata in questi. L'intervento precoce dà sicuramente dei risultati migliori.
Sì, i trattamenti, diciamo, che sono stati tentati nel modello Murino, diciamo, si dividono in categorie. Per esempio, un approccio è stato quello della, diciamo, della stimolazione un po' tipo all'ambiente arricchito, ecco, in qualche modo per fornire una formazione, diciamo, una stimolazione sensoriale, ambientale, motoria più ricca. Ci sono degli studi, per esempio, con abbiamo visto che questa stimolazione ambientale poi agisce tramite modulatori, tramite fattori trofici. Uno dei fattori trofici importanti, oltre al BDNF, è l'insulin growth factor 1. Tra l'altro questo è il vantaggio tra virgolette, che passa la barriera ematoencefalica, quindi somministrato proprio per via sistemica, diversamente dal BDNF, ha accesso alle strutture cerebrali. Quindi ci sono stati degli esperimenti molto, soprattutto nel modello di sindrome di Rett, mi vengono in mente tutta una serie di studi, nel modello Murino, in cui il trattamento sistemico con IGF-1 aveva, diciamo, degli effetti benefici, e quindi c'è stato un clinical trial che è partito, credo, proprio a Viareggio, il professor Pini, proprio sulla Rett, sui bambini con mutazioni di MECP2, proprio con somministrazione di IGF-1, un po' come vengono chiamati questi farmaci enviromimetici, cioè in qualche modo che simulano o mimano gli effetti della stimolazione ambientale. Ecco, però è un approccio, come dire, ancora molto grossolano e un po' empirico. Ecco. Rispetto a questa domanda appena fatta, che ha messo l'accento sulle finestre temporali, che è una cosa che tu hai parlato molto, e è venuto fuori un po' la cosa come se fossero delle finestre temporali molto fisse. Forse ti darei l'opportunità di accennare al fatto che queste finestre attraverso cui agiscono i periodi critici possono essere se stesse modulate. E quindi anche in periodi al di fuori del periodo, diciamo così, fisiologico, della finestra del periodo critico, si possono avere, forse Matteo, sì, sì. Questo no, penso no, che sia assolutamente importante. Cioè è un po' come, diciamo, quando c'è un ciclo a feedback, per cui è difficile dissociare le due cose. L'esempio classico che possiamo fare è quello dell'allevamento al buio, no? Abbiamo visto che se abbiamo una totale assenza di esperienza visiva, il sistema rimane in qualche modo nella visione classica congelato. Perché? Perché non ha istruzioni, e questo fatto che non ha istruzioni cosa fa? Non matura l'acuità visiva, però il sistema rimane anche plastico, proprio perché non ha esperienza visiva. E quindi se voi prendete, andate a calcolare il periodo critico in un animale allevato al buio, trovate che in realtà è plastico anche da adulto, lo tenete al buio, si supera la normale fase di periodo critico, quando lo rimettete alla luce è nel suo periodo critico. Quindi c'è un feedback praticamente tra l'attività e la plasticità, se vogliamo, no? Quindi possiamo pensare questa situazione dinamica, appunto, un bambino autistico che ha dei pattern di attività cerebrali diversi, particolari, questi impattano sulla finestra di plasticità. Per cui è un po' come, diciamo, dovremmo fare, per un paragone neurofisiologico, no? Quando abbiamo il potenziale d'azione, che in qualche modo vogliamo dissociare le conduttanze sodio dalle conduttanze potassio, no? Abbiamo questo ciclo di feedback e l'unico modo che dobbiamo fare è dobbiamo clampare il neurone e tenerlo a un potenziale fissato, no? È un po' un paragone simile, nel senso che abbiamo una relazione diretta tra attività elettrica, attività dei circuiti anche basale, e plasticità. Per cui la finestra di plasticità è un po' una sliding, diciamo, si può muovere nel tempo a seconda dell'attività preesistente. Gli stessi, e poi qui mi ricollego, faccio, diciamo, sempre un paragone simile. Uno dei problemi, per esempio, che abbiamo con uno potrebbe dire uso anche tecniche di neuromodulazione, queste sono state proposte, per esempio, come non sono non invasive, la stimolazione magnetica transcranica, no? Per esempio. Però anche queste modifiche, dicevo, di iperecitazione di certe aree corticali o di inibizione, dipendono dalla storia precedente dell'attività. Cioè i neuroni e i circuiti corticali hanno un set point, cioè se nella fase precedente sono stati molto eccitati, sono in modalità, diciamo, depressione. Okay? Quindi uno stimolo che normalmente
crea un potenziamento, in quella fase lì crea una depressione, quella che si chiama metaplasticità, la plasticità della plasticità sinaptica. Quindi voglio dire che lo stesso stimolo, diciamo, che normalmente dovrebbe essere eccitatorio, stimolante o neuromodulante, può avere un effetto, diciamo, diverso a seconda del substrato neurale e della storia dell'attività neurale, del network immediatamente precedente. Quindi con tutti questi, diciamo, cicli a feedback tra attività, plasticità e metaplasticità, questo che vi ho detto adesso, diventa molto difficile trovare, diciamo, identificare esattamente dei protocolli terapeutici efficaci col timing giusto, o perlomeno non siamo in grado al momento. Il discorso, diciamo, del periodo critico? Sì, quello che vi ho fatto vedere, questa sovrapposizione dell'area di Broca, ora lì non ci sono studi così dettagliati come nel visivo, nell'ambliopia, però si pensa che il limite, diciamo, superiore sia intorno ai 15 anni per questa, diciamo, colocalizzazione delle due aree. Quindi oltre i 15 anni, come dire, la mappatura diventa indipendente. Laddove il linguaggio, a parità di ambiente, di stimoli, cos'è che differenzia un bambino, so, di due anni da un altro bambino di due anni? Uno che parla, un altro che continua a fare da e che poi si dice parlerà. Questo non è facile, diciamo, rispondere. Quello che mi posso immaginare è che diciamo, circuiti diversi possano maturare in soggetti diversi, anche perché, pensiamo bene, abbiamo sempre, diciamo, in quello che vi ho raccontato, voluto mettere l'accento molto sulla modificabilità, sulla plasticità dei circuiti. Però non ci dimentichiamo che c'è un substrato, uno zoccolo duro, che fornisce proprio una cornice dei limiti invalicabili, che è quello della struttura genica. Quindi, sì, vi ho fatto vedere il cervello è malleabile, modulabile, però ci sono dei constraint, diciamo, che non possono essere superati, che sono quelli dati dalla struttura genetica dell'organismo. Quindi lì è molto difficile poi andare a dissociare, cioè l'ambiente può fare qualcosa, può stimolare, può deprimere, però diciamo sempre nell'ambito di questa cornice. E gli studi, diciamo, gli studi perfetti dal punto di vista sperimentale sono quelli sui gemelli monozigoti, perché lì abbiamo lo stesso substrato genetico e quindi abbiamo, per esempio, possiamo valutare l'impatto, che ne so, questi gemelli separati alla nascita e che vivono magari in un ambiente, chiamiamolo arricchito, un ambiente impoverito. E allora lì circa, per esempio, le misure fatte sul QI, che non sono, diciamo, dimostrano che c'è una componente, diciamo, genetica ambientale circa 50-50, in qualche modo. Per cui, ecco, queste differenti curve di sviluppo possono essere dovute a fattori ambientali o proprio a programmi predeterminati genetici diversi nei diversi individui. Sì. Grazie. Voglio sapere una cosa. Si è parlato quindi di plasticità soprattutto a livello di stimoli visivi, uditivi, probabilmente olfattivi, motori e immagino anche cognitivi. Ecco, la mia domanda è, ad esempio, nella fase, io lavoro con ragazzi di 11-12 anni, quindi una fase credo comunque al di fuori del periodo critico di apprendimento per i parametri che abbiamo visto fino adesso. Riferendomi ad esempio alla difficoltà che la maggior parte di loro hanno nell'apprendimento e nell'intuizione nella matematica. Allora, è possibile attraverso un iter che li aiuti a stimolare determinati tipi di capacità? Cioè la maggior parte di loro, ad esempio, imparano a memoria, cosa che ovviamente per chi è intuitivo va bene, per chi non è assolutamente intuitivo è totalmente inutile. Questo tipo di plasticità può essere riscontrata anche nel caso di percorsi di apprendimento per materie scientifiche, soprattutto matematiche. Nel senso, ci sono stati studi che hanno visto che in una determinata tipologia di apprendimento magari anche la capacità di connessione neuronale, ora non uso i termini tecnici perché non li so,
Però se c'è una possibilità per alcuni ragazzi che si dichiarano totalmente inetti alla matematica, con sedute di apprendimento specifiche a migliorare le loro performance. Diciamo, questo studi dettagliati sull'argomento non me ne vengono in mente. Ora, devo dire che l'età che ha menzionato comunque è un'età, diciamo, direi sempre parecchio plastica, perché comunque, diciamo, questi periodi critici, in realtà quello della visione, dell'ambliopia, del recupero, dura fino ai 10 anni, però, diciamo, il linguaggio, abbiamo visto, l'apprendimento delle lingue è molto più tardivo, quindi non è una fase comunque, diciamo, in qualche modo chiusa. Poi il discorso che abbiamo fatto precedentemente, in qualche modo la visione non è più così dogmatica di una finestra che si chiude completamente, c'è in qualche modo una plasticità residua. No, per quanto riguarda il percorso matematico, no, ho solo in mente, diciamo, studi di risonanza o di cose in cui specifiche, diciamo, disfunzioni, non so, la discalculia, venivano mappate, diciamo, con alterazioni di specifiche aree cerebrali, ovviamente il giro angolare, o... però... Sì. Ovviamente oltre un certo limite non potrà mai arrivare, ma c'è un margine di miglioramento? Beh, quello, cioè, in linea teorica direi di sì, nel senso che ci sono dei fenomeni di plasticità anche lì, se fatti, diciamo, in età precoce, veramente, veramente imponenti. Non so, pensiamo a bambini alle volte che hanno addirittura la rimozione dell'intero emisfero, per esempio, per motivi tumori oppure crisi epilettiche gravissime. E c'è una rimappatura delle aree motorie, addirittura dell'area di Broca, normalmente localizzata a sinistra, dopo emisferectomia migra a destra. Quindi, ecco, è chiaro che anche lì siamo limitati dai substrati neurali, però... l'idea che sta, secondo me, emergendo sempre più negli ultimi anni è quella non di una visione, diciamo, locazionista in qualche modo delle funzioni, ma un'idea, diciamo, diffusa in qualche modo. Per esempio, vi ho detto prima l'esperimento della rimappatura. No? L'esperimento della rimappatura, uno può dire sì, si formano nuove connessioni, però alle volte la rimappatura si osserva in tempi così rapidi, diciamo, da rendere impossibile teoricamente, sperimentalmente, il fatto che si formino nuove connessioni. Quindi una visione più generale qual è? Che in realtà, diciamo, c'è una connettività molto profusa, molto esuberante, anche tra aree che normalmente non si dovrebbero parlare, non so, aree acustiche, aree visive, che però normalmente, in condizioni normali, queste connessioni, diciamo, tra aree non omologhe, chiamiamole, siano sotto soglia, quindi non riescano a far sentire la propria voce. Una volta, diciamo, che c'è una lesione o c'è un intervento in qualche modo, diciamo, stimolante, queste possono andare sopra soglia e farsi sentire. Quindi, ecco, una visione diffusa in qualche modo prevede ancora una volta che ci sia più spazio per vicariare funzioni perdute, anche lì chiaramente entro certi limiti, certi constraint. Mi scuso col relatore, con voi, un inciso che vorrei rimanesse tra parentesi, ma questa domanda mi ha fatto venire in mente che l'apprendimento della matematica è certamente legato anche all'insegnamento della matematica, e ci stanno lavorando moltissimo in questa sede gli insegnanti di matematica dalla scuola primaria, elementare e media, con docenti molto bravi, e in rete ci sono i video di queste lezioni che toccano proprio i punti sollevati dalla collega. Ecco. E si possono ritrovare però tutte quante in rete, con i video e con le diapositive. Se non ci sono video, ci sono le diapositive sul sito della Normale e dell'Accademia dei Lincei. Quindi, scusate, chiusa parentesi. In modo meno preciso, stavo per fare un commento anch'io, che l'insegnamento della matematica, ma giustamente la professoressa Barsacchi ha sottolineato dove si studia e come si studia. C'è prima qui una domanda e poi dopo allora lì. Io volevo sapere come neuroni specchio si possono inserire nella plasticità dell'apprendimento. Avete sentito la domanda? La domanda è come i neuroni specchio, se e come i neuroni specchio si possono inserire nella plasticità e nell'apprendimento, quindi capitolo neuroni specchio. E poi qui e poi qui. Questa è una bellissima domanda. Diciamo, so che qui, per esempio, forse qualcuno conosce questa esperienza. Vado. Forse qualcuno
uno conosce l'esperienza della scuola senza zaino e comunque È importante, ora magari per chi non lo sa, ho preso diciamo una lezione che faccio all'università e visto è anche un argomento sul quale stiamo cominciando a lavorare sia io che il professor Cattaneo, quindi diciamo è particolarmente per noi diciamo un argomento importante. Non so se è possibile proiettare, ci proviamo. Sì, eccolo, perfetto. Come sono stati definiti originariamente i neuroni specchio? Sono neuroni, vedete, che si attivano sia quando l'animale, in questo caso, fa un compito motorio, per esempio prende un pezzo di cibo, sia quando l'animale vede questo compito fatto da un dimostratore. Quindi la stessa cellula codifica sia l'atto motorio, attenzione, non è un movimento, non è il muovere i muscoli in una determinata maniera, è proprio un atto motorio, è un movimento con un fine specifico, per esempio prendere i bicchieri, prendere la bottiglia. Quindi questo cosa significa? Che quando vedo l'altro fare un certo compito motorio, ho diciamo al mio interno, nella mia corteccia motoria, una rappresentazione reale diciamo di ciò che sta avvenendo. E questo è stato dimostrato essere vero anche per il versante emotivo, cioè ci sono neuroni specchio motori, ma ci sono neuroni specchio anche nel versante emozionale. Per esempio è stato dimostrato che c'è una regione che si chiama l'insula, una regione che se osserviamo per esempio un soggetto che ha un'espressione di disgusto, per esempio gli vengono fatte respirare odori di uova marce, e noi stessi proviamo disgusto bevendo diciamo qualcosa appunto di sgradevole, abbiamo una coattivazione di gruppi neuronali a livello di quest'area cerebrale. Quindi è stato ipotizzato che i neuroni motori, i neuroni specchio, siano importanti per quanto riguarda il versante motorio per comprendere le azioni degli altri. C'è più dibattito se questo sia associato anche al comportamento imitativo. E molto importante anche la parte emozionale, perché in qualche modo potrebbero mediare quei fenomeni di empatia. Quindi vedo un altro che piange, mi immedesimo in quella situazione, provo diciamo all'interno di me con lo stesso substrato neurale, provo esattamente lo stesso tipo di esperienza. Quindi è chiaro che per in un ambito educativo questi argomenti hanno un'importanza drammatica. Qui ci sono, ecco, per darvi un'idea per esempio del fatto dell'atto motorio, questo era un esperimento nel quale c'era il dimostratore, quindi appunto il ricercatore, che mostrava, diciamo, faceva da dimostratore alla scimmia, registrazione della corteccia motoria. Vedete c'è la mela, quindi nel caso in alto a sinistra lo sperimentatore si protende verso la mela e il neurone scarica. Vede l'attività motoria. Se, come nel caso in basso, vedete, si vede la mela, poi si mette una tenda e lo sperimentatore fa il movimento, in questo caso la scimmia non vede la presa della mela, ma sa che c'è la mela perché è stata fatta vedere precedentemente, il neurone scarica lo stesso, quindi è proprio la codifica dell'atto motorio. E quindi sì, dal punto di vista diciamo della presentazione della pedagogia, questo ha implicazioni potentissime, la comprensione diciamo dell'altro. C'è questo esperimento pure molto bello, abbiamo parlato di autismo, una per esempio delle è stato ipotizzato, non è stato ancora provato, che nell'autismo ci sia una significativa componente di compromissione del sistema specchio. Qui per esempio vedete un esperimento fatto su dei bambini che prendevano un oggetto o per mangiarlo o per posizionarlo in una tasca che avevano sulla spalla. E cosa facevano i ricercatori? Andavano a registrare da un muscoletto qui della bocca e registravano un'attività muscolare anticipatoria, un po' diciamo l'effetto acquolina in bocca, cioè il bambino normale
si protende verso la tavoletta di cioccolato, sa che questo avrà lo scopo poi, diciamo, di introdurlo in bocca, e quindi c'è un'attività anticipatoria che qui vedete descritta nella curva rossa. Questa attività qui è un'attività anche in osservazione, cioè nella curva di sinistra avete la in esecuzione, quindi in esecuzione vedete la linea verticale, questa è quando il soggetto tocca, quando il soggetto tocca la cioccolata, quando il bambino tocca la cioccolata, vedete che già prima di toccare la cioccolata l'attività muscolare si attiva, quindi il bambino ha ben cosciente quello che farà. E lo stesso in osservazione, la parte di destra, cioè se vede un altro bambino prendere la tavoletta di cioccolato si attiva il proprio muscolo. E vedete sotto c'è il bambino con ASD, cioè disturbo dello spettro autistico, DSA, e vedete che praticamente l'attivazione muscolare anche in esecuzione è tutta posteriore al contatto, cioè finché il bambino non tocca la tavoletta non sa praticamente, o comunque non... E in osservazione vedete la curva è completamente piatta, non c'è alcun tipo di comprensione di ciò che il dimostratore in qualche modo andrà a fare. E quindi ecco, penso che esperimenti di questo tipo siano, cioè, importanti per gli aspetti anche appunto di come approcciarsi all'insegnamento e come approcciarsi appunto a bambini con questo tipo di problematiche. C'era una domanda? C'era prima, credo, qualcun altro? Sì, si è parlato della matematica, secondo me però bisognerebbe riconoscere che il problema non è la matematica, è un problema più di base, è la capacità di capire il testo, la lingua, cioè questo non lo so se è problematizzato. La matematica è del tutto secondaria, secondo me, cioè io proprio sperimentalmente un figlio di miei amici la metà del complementare di 18 gradi. Doveva dire la metà del complementare di 18 gradi, cioè se basta sapere cos'è complementare, ma per questo ragazzino normalissimo era un compito invalicabile, cioè lui era proprio fuori, era interessante notare la metà del complementare di 18 gradi, 36 gradi, basta pensarci un pochino, ma diciamo non ha niente a che vedere con la geometria, ha a che vedere con la lingua, cioè a mio parere quando si parla di cervello il linguaggio continua a essere l'oggetto più grande che ci sia, da Kindersprache und Aphasie di Roman Jakobs in poi, diciamo, è la cosa di gran lunga di più importante. E mi interessava anche quella diapositiva, insomma, che faceva vedere le due aree che si attivavano per l'inglese, madrelingua, e per il francese appreso, due aree distinte. E invece in chi parla due lingue, no, uno sempre invidia sempre i figli degli amici che sono bilingue perché hanno una grande, come dire, un grande vantaggio. Però bisognerebbe essere un pochino più analitici, bisognerebbe anche chiedere se questi che sono bilingue che competenze massime possono raggiungere in ogni altro. Cioè io sono convinto che nessun grande scrittore sarà mai nato con due... non lo so, questo è aperto alla falsificazione, io so cos'è un grande scrittore e come usa la sua lingua. Secondo me uno che nasce con due lingue potrà scrivere, sarà a suo agio nel mondo, potrà fare dei buonissimi articoli scientifici, ma non sarà mai Carlo Emilio Gadda. Ecco, questo volevo dire. Grazie di questo commento, mi sembra provocatorio e interessante. E puoi commentare? Non so come si è legato. No, no. Ah, per rispondere, sì. Il punto della matematica, ovvio, si parte tutto dalla comprensione nella fattispecie di un problema, però poi si richiede un passo in più, perché la matematica è comprensione del testo, ma applicazione delle regole a un testo che viene letto, capire quello che deve essere messo in atto in quell'esercizio nello specifico. Molto spesso io ho visto con i miei ragazzi la comprensione del testo è difficile,
per loro diventa impossibile capire quello che loro devono fare per trovare la soluzione. Molto spesso il testo non è chiaro. Una volta che gli è stato spiegato il testo, comunque molti di loro già partono dal presupposto che non hanno idea di come si faccia. E se per molti magari una difficoltà dovuta a limiti, anche a, diciamo, a dei limiti propri, per la maggior parte diventa il fatto che fino a un certo punto gli è stato insegnato c'è questa parolina, devi fare questo. Se quella parolina non c'è, loro sono assolutamente nel panico. Quindi il fatto di l'apprendimento inteso come insegnarli non ad applicare a memoria le formule perché ci sta una parola nel testo, ma a ragionare su quello che gli viene chiesto. È la più linguistica delle scienze dure, no? Nel senso che una reazione assomiglia a una frase molto di più di quanto un'equazione di Maxwell gli assomigli, no? Cioè, c'è tanto anche nell'equazione di Maxwell, ma non è la descrizione di un fenomeno così. Ecco, io nella mia pratica mi rifugio nei calcoli con le moli, cosa, perché almeno lì possono esprimere, perché se gli chiedo di descrivere il fenomeno e di tradurre dalla chimica alla frase in italiano e viceversa, lì effettivamente il problema è grossissimo. Cioè, diciamo, la chimica, che secondo me è la più linguistica delle scienze dure, lo ripeto, non è che sia capita più della matematica, se possibile anche di meno, d'accordo? Mi permetto di prendere la provocazione sul quale sia la disciplina più linguistica, ma a scopo provocatorio, prendo la provocazione del fatto che la chimica sia più linguistica della matematica, ma senza entrare in quello, noto che in biologia non sono solo i termini, è il modo di ragionare, le metafore che si usano sono trascrizione, traduzione, codice, eccetera. Quindi forse ci sono altre discipline che sono altrettanto linguistiche. E se, no, ma senza assolutamente fare gerarchie, volevo soltanto riallacciarmi e sottolineare un commento che facevamo con la professoressa Barsacchi, che il linguaggio nelle varie discipline sarebbe... Sì, va bene. Comunque... E io passo dal linguaggio all'area motoria. Il movimento secondo me è importantissimo soprattutto nelle prime fasi di vita, perché il bambino apprende muovendosi. Allora io volevo sapere se l'area motoria, visto che ci sono tutte le afferenze degli organi di senso che sono stimolati continuamente durante il movimento, potenzia anche le altre aree, e in che misura, nel senso quanto importante è l'area motoria. E poi faccio un passo oltre, perché quell'esperimento del topo sulla ruota mi ha fatto venire in mente che si formano queste spine dendritiche, e poi però il movimento diventa automatico. Nel momento in cui il movimento diventa automatico, faccio l'esempio, uno ripete la stessa cosa per tantissimo tempo e perfeziona quel movimento. Quel movimento poi, rimane lì e non viene ulteriormente arricchito. Quindi se uno impara, diciamo, nella specializzazione precoce di un ragazzino che fa sport, quei movimenti, poi non c'è un'evoluzione, oppure l'evoluzione c'è perché l'ambiente viene arricchito. Sono due domande. Molto, molto interessanti. Dunque, l'area motoria è importante. Per esempio, negli esperimenti che vi ho raccontato dell'ambiente arricchito, quindi l'ambiente arricchito come modula lo sviluppo dei sistemi sensoriali e i periodi critici, in realtà non tutti, ma molti degli effetti dell'ambiente arricchito si possono riprodurre semplicemente tenendo gli animali in condizioni standard e dandogli una ruota girevole. Quindi di per sé solo il movimento, diciamo, rende conto di molti di questi effetti di accelerazione della maturazione. Quindi è importantissimo, anche perché giustamente, come diceva, diciamo, il movimento poi automaticamente stimola anche l'interazione col mondo e gli altri sensi, coordinazione visuomotoria, tante altre cose. E per quanto riguarda il secondo aspetto, non ho dati, diciamo, diretti per quanto riguarda il bambino, però
parlo diciamo di qualcosa di simile che dopo le lesioni nell'adulto, no? Dopo le lesioni nell'adulto, dopo un ictus per esempio in corteccia motoria, si pensa che si riattivi in qualche modo un periodo critico, quindi c'è una plasticità maggiore perché vengono prodotti appunto fattori neurotrofici. E qual è il problema proprio della riabilitazione? Il problema della riabilitazione è che sì, insegniamo al soggetto a fare un dato compito, il soggetto migliora su quel compito, però poi non generalizza. Cioè gli insegno, per dire, a prendere il bicchiere, ma se deve prendere la bottiglia, sbaglia. Quindi è il problema proprio della generalizzazione, un po' come diceva. Quindi se, diciamo, anche con gli ausili robotici o con la fisioterapia, c'è un miglioramento task specifico, poi diciamo uno esce dal task e va nel mondo reale e non ha un miglioramento. Quindi questo è uno dei problemi in generale della generalizzazione, sì, di come rendere questi apprendimenti, diciamo, in qualche modo funzionali a un recupero motorio tout court piuttosto che selettivo. Questo della generalizzazione nella riabilitazione è una cosa che è molto rilevante per l'insegnamento, mi viene da pensare, perché è chiaro che è stato citato da molti qui imparare a memoria o imparare a capire, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra un concetto molto importante. Il giorno che capirete, dico capirete perché tu studi lo stroke anche, insomma, cosa vuol dire come indurre la generalizzazione sarà... Grazie. Leggevo recentemente da un testo divulgativo che si chiama Nella testa degli adolescenti, non mi ricordo adesso più l'autrice, che nella fase dell'adolescenza ci sono ancora delle aree che devono maturare, se non ricordo male la maturazione avviene fino ai 25 anni con tempi diversi nei diversi individui. Ecco, in funzione di questo mi chiedevo... c'è un modo per accelerarne la maturazione? Cioè ciò che noi facciamo come educatori, che si sia genitori, che si sia docenti, influiscono in questo? Perché mi riferisco per esempio alla scarsa capacità di controllare le emozioni, alla scarsa capacità di organizzarsi, no, dei ragazzi. E mi chiedo quanto sia utile insistere a volte o meno. E poi un'altra cosa completamente fuori a quello che abbiamo detto, una curiosità che ho dalle mie letture di Ramachandran. Un fenomeno come la visione cieca esiste anche in altri ambiti sensoriali o non è mai stata riscontrata in altri ambiti? Per la prima domanda è vero, cioè ci sono molte, e questo diciamo è una speranza comunque anche per, come dire, la plasticità è ampia, le aree specialmente quelle filogeneticamente più recenti, quindi le aree prefrontali per esempio, lo stesso corpo calloso, una cosa di base come la mielinizzazione, quindi il fatto di rivestire gli assoni con una guaina mielinica funzionale, quindi una trasmissione rapida dell'informazione interemisferica, questa maturazione è molto tardiva, arriva appunto fino ai 20-25 anni. Quindi anche queste aree, diciamo, prefrontali di controllo delle emozioni maturano tardivamente. Però ecco, non mi porrei forse il problema di accelerarle, nel senso che comunque, diciamo, anche lì c'è un po' il discorso vulnerabilità verso potenzialità, perché diciamo in qualche modo il loro sviluppo più ritardato offre, come dire, una finestra temporale più ampia perché queste si possano opportunamente modellare. Nello stesso tempo rende magari appunto l'adolescente soggetto a, per esempio, un controllo inibitorio delle pulsioni meno forte, quindi in qualche modo lo rende più vulnerabile verso certi tipi di situazioni. Potrebbero non essere effettivamente velocizzabili, no? Sì. Credo che questo significa che ovviamente ogni età deve assumersi le sue responsabilità, però c'è anche un discorso evolutivo. Se i giovani non corressero dei rischi, la società non progredirebbe. Quindi io sono d'accordo con quello che dice il professore, cioè anzi, assumere le responsabilità non vuol dire accelerare questo processo, secondo me. Poi li richiamiamo se ad esempio non hanno fatto i compiti nei tempi stabiliti, ma se loro hanno la difficoltà nella programmazione
delle loro azioni nel lungo periodo, io mi chiedo, vale la pena insistere molto su queste cose che penso che tutti come docenti facciamo quotidianamente, oppure se sia in qualche modo opportuno chiudere un occhio a vantaggio di attenzione poi data su altri aspetti. Ecco, questa era... Sì, se posso fare un commento velocemente alla visione cieca, lo dico brevemente magari per chi non... E questa è stata riportata, credo, negli anni 70, nel 74, cosa del genere, da un oftalmologo, un neurologo in Inghilterra, e sostanzialmente il primo caso credo fosse un soggetto con un tumore nelle aree corticali visive, per cui il soggetto, avendo questa distruzione dell'area visiva primaria, si dichiarava completamente incapace di vedere, completamente cieco nell'emicampo controlaterale. Però, diciamo, quando gli venivano mostrati dei campi di dei flash di luce, per esempio, il soggetto diceva: io non vedo nulla. Però una volta che veniva incoraggiato a fare un guess, diciamo, a dire esattamente dove era venuto, si trovò che praticamente azzeccava molto spesso. Per esempio, se una sbarra era orizzontale o verticale, in assenza totale di percezione conscia, cioè non era conscio di vedere, ma poteva, diciamo, giudicare con buona approssimazione se una sbarra era verticale o orizzontale o la posizione di un flash di luce. Quindi questa è stata chiamata con un ossimoro blind sight, visione incosciente o senza percezione. E cosa si pensa? Si pensa che ci siano delle strutture sottocorticali, come il collicolo superiore, come il genicolato, che quindi sono nella via che collega la retina con la corteccia visiva primaria, che possano mediare questa percezione, che però non arrivando alla corteccia non si manifesti come conscia. Questo è un po' il concetto. Però se esistano in altre modalità sensoriali, non lo so. Francamente non ho mai trovato, diciamo, report in letteratura di questo. Credo di no, credo di no. Che peso ha la genetica e la plasticità ambientale, quindi poi nello sviluppo cerebrale dell'adulto? Se può dare una percentuale, diciamo. Come dicevo, gli studi, diciamo, quelli più quantitativi sono stati fatti proprio su questi gemelli monozigoti vissuti in ambienti diversi. E poi però la misura, diciamo, è una misura in qualche modo cognitiva un po' grossolana, cioè il QI, il quoziente di intelligenza. E lì l'impatto genetico, diciamo, a seconda degli studi varia, diciamo, però dal 40 al 60%. Ecco, in generale direi half and half, cioè metà e metà, ecco. Per cui il contributo genetico è importante, ma quello ambientale fa, diciamo, grossolanamente circa la metà. Io vorrei fare un'osservazione, che molta della discussione è stata anche abbastanza animata sull'aspetto della plasticità rispetto all'apprendimento, a come sfruttare queste nozioni, questi concetti e questi per capire cose che siano utili per l'insegnamento. Io vorrei sottolineare anche che il messaggio che il cervello è plastico, che è malleabile, che esistono delle finestre di opportunità che si possono riaprire, anche insegnare questo, non le conseguenze, è un messaggio fondamentale per un ragazzo. Io lo vedo sono cose che quando uno racconta a un ragazzo, un figlio, oppure è un messaggio positivo, è un messaggio che ce la puoi fare, è un messaggio che puoi sfruttare i tuoi talenti, e c'è alcuni talenti, insomma. Quindi questo mi sento di dire che sono due facce della medaglia: uno, come questi studi ci possono aiutare a come insegnare meglio, ma anche il fatto stesso che esistano dei fenomeni di questo tipo e che noi oggi crediamo che il cervello sia così è un messaggio di per sé molto importante. Questa era un'osservazione che... Allora, io volevo fare un pochino di considerazioni su alcune cose che sono state dette. Il discorso dell'apprendimento è
si va a, diciamo, abbiamo a che fare con una complessità enorme. E le singole difficoltà poi spesso, secondo me, vengono fuori, a parte i problemi organici che possono esserci, perché c'è una tendenza poi a prendere delle scorciatoie. Piaget, per esempio, ha detto che c'è il periodo, che ci sono i vari periodi, poi a un certo punto c'è il pensiero concreto e si passa al pensiero astratto. Ecco, questo passaggio qui, secondo me, noi a scuola tendiamo sempre ad anticiparlo. Ma quanto i nostri ragazzi sono capaci di astrarre specialmente di cose che non gli abbiamo mai fatto vedere o di fenomeni che gli raccontiamo così velocemente e che, ai quali loro non hanno nessun riscontro di senso e di significato profondo. Quindi, diciamo, la parte della matematica, io ricordo, io sono stata tutti gli anni che la SIS è stata aperta, a matematica c'era la professoressa Dentella che lavorava con i docenti per insegnare come si insegnava la matematica e la geometria con le forbici e la carta. Si partiva sempre da qualcosa che i ragazzi potevano vedere, osservare, manipolare, cambiare, eccetera, e si portava poi a vedere la formula. Molto spesso ci sono le scorciatoie. E questa cosa qui magari poi porta il ragazzo a risolvere l'esercizio, però è una cosa che per lui che ha poco substrato nella sua testa. Poi l'altra considerazione, l'attivazione trasmodale, io non sono specialista assolutamente di psicologia, però la psicologia cognitiva me la sono un po' letta, studiata strada facendo. C'è Gardner che parla delle intelligenze multiple e poi ci sono un po' di studi, no, che dicono i bambini che studiano musica da piccoli poi alla fine sono più bravi in tutto. E anche questa cosa qui, la scuola sarebbe, tutte le materie che insegniamo, se fossero fatte tutti, diciamo, nello stesso modo, con lo stesso obiettivo, veramente col ragazzo al centro, con 10 persone che ci lavorano tutte, sarebbe proprio il modo ideale per svilupparle tutte queste intelligenze, ovviamente con le differenze che appunto la costituzione genetica, diciamo, con i blocchi che ci sono, però sarebbe, invece noi separiamo, cioè i ragazzi hanno un'idea della scuola come piena di steccati. Io insegno in un liceo scientifico, in quinta vorrei che, insomma, questi lacci fossero tutti aperti. D'altra parte l'esame di Stato ci dice di fare un colloquio multidisciplinare, quindi invece purtroppo vedo che sciogliere questi lacci, fargli saltare gli steccati è molto difficile. Anche perché loro sono molto legati al disciplinare, a quel codice linguistico, a quel modo di ragionare e difficilmente traslano. Invece questa cosa qui sarebbe, è una cosa che dà qualità e complessità. Poi l'altra cosa che riguarda, diciamo, come diceva il professor Cattaneo, fateli vedere uno di questi esperimenti ai ragazzi, no? A parte, insomma, devono avere i prerequisiti, ora parlo in didattichese per capirli. Però io, per esempio, ai miei alunni di quinta li faccio sempre vedere le mamme coccolone, le topoline coccolone, le topoline indifferenti, per quando li faccio vedere la prima donna dell'epigenetica, quindi la metilazione delle citosine, eccetera. E poi dalla discussione dicono, ma come uno stimolo, cioè una carezza in fin dei conti, che è la cosa più lontana da quello che posso pensare che sia il DNA, lascia un segno chimico. Poi addirittura sembra che venga ereditato, quindi siamo nell'eresia più assoluta rispetto al dogma centrale, eccetera. E però loro si discute e si dice sì, è vero che è limitato soltanto a questa cosa qui, soltanto al recettore dei glicocorticoidi che è metilato nell'ippocampo, però potrebbe essere la punta di un iceberg, di un meccanismo usatissimo in natura, soltanto che ora, per ora l'abbiamo visto solo lì perché è molto complesso andare a vederlo. E quindi, diciamo, l'ipotesi genecentrica per cui è determinista in definitiva,
che lascia invece la libertà all'individuo in base alle proprie esperienze, al proprio lavoro, a quello che fa, di migliorarsi, di dare il massimo e di sfruttare anche le opportunità e gli stimoli che l'ambiente scolastico offre, è importantissimo per i ragazzi. E quindi, vabbè, poi il discorso sarebbe lunghissimo, ma mi fermo qui. Cioè, il discorso del cercare di disarmarli un po' con la complessità, che è una cosa importante. Grazie. Allora, abbiamo toccato molti temi. Avete altre curiosità? Sì. Io volevo sapere cosa succede alla nostra plasticità durante l'invecchiamento. Cioè, si riducono le spine? E beh, anticipiamo un po' l'argomento della prossima settimana, però diciamo, la plasticità sicuramente, sì, c'è un fenomeno in generale di atrofia, perdita di connessioni, quindi un po' il discorso che facevo precedentemente della riserva cognitiva, cioè queste iperconnettività, diciamo, creata nelle fasi precoci può servire, diciamo, a vicariare delle vie che in qualche modo si perdono perché dei neuroni muoiono oppure delle vie si interrompono. E la plasticità sicuramente si riduce, però ecco, è stato visto sia da esperimenti sui modelli animali, per esempio ancora una volta con l'ambiente arricchito, cioè dei ratti anziani tenuti in un ambiente arricchito recuperano in parte la loro plasticità. E qui a Pisa c'è stato proprio lì al CNR anche questo programma cosiddetto Train the Brain, quindi allenare il cervello per soggetti con declino cognitivo lieve, mild cognitive impairment, che si è dimostrato efficace nel revertire almeno alcuni dei segni patologici. Quindi sicuramente il consiglio, diciamo, di tenere il cervello in allenamento e di diciamo, si applica poi questo circuito virtuoso, diciamo, di attività motoria, attività cognitiva, di cui abbiamo parlato durante il periodo critico, possono in qualche modo traslarsi anche al periodo diciamo, più avanzato, quindi attività motoria, attività cognitiva, relazioni sociali, queste sono tutte sicuramente vengono definite terapie o comunque stili di vita plasticizzanti, ecco, che mantengono comunque aperte, anche lì con qualche limite, ma queste finestre plastiche. Quindi questi dati sia sull'uomo che sull'animale confortano questa visione. Creatività, pensiero divergente, no? Perché pensavo come a scuola forse non siamo tanto in grado di sviluppare la creatività o perlomeno di riconoscerla, certi alunni che danno delle soluzioni a dei problemi in matematica, in chimica, diversi dal solito, a volte noi non siamo in grado neanche di, anzi pensiamo sia sbagliato magari, no? E questo forse è una carenza grossa della scuola, cioè in fondo cercare dei risultati standard, delle soluzioni che non è quello forse, no? Forse dobbiamo mirare più a sviluppare certe possibilità, forse anche la plasticità è in relazione a questo, non lo so, ecco. Questo è molto affascinante come concetto, quindi il modo, diciamo, in fondo l'intelligenza, in generale abbiamo parlato di Gardner, però ecco, il problem, come risolvere un problema, no? Ecco, quindi ci sono sicuramente, questo che appunto nella matematica è meraviglioso, no? Soluzioni molto eleganti, dirette, no? Che vengono fuori proprio dal genio. Ecco. Sicuramente sì, anch'io penso che la scuola dovrebbe in qualche modo incoraggiare questo tipo di, diciamo, di intelligenza, questo tipo di creatività, che è dovuta sicuramente a un processamento diciamo non convenzionale o comunque non nel solco di ciò che viene magari insegnato correntemente. Quindi qui adesso abbiamo parlato in qualche modo di cervello collettivo, non so se da insegnanti, ecco, vivete o potete
spaventare in qualche modo questo rischio, in qualche modo di una omologazione culturale dovuta al fatto che, non so, adesso vi porto un esempio proprio di vita diretta, per esempio veniva detto da uno dei miei figli che sostanzialmente era stata assegnata una ricerca e tutti avevano portato la stessa ricerca copiandola da Wikipedia, no? E quindi in quel modo, diciamo, è chiaro che c'è una omologazione estrema, no? Mentre invece, dico, ai miei tempi magari c'era quello che andava in biblioteca, cercavi il libro, cercavi l'enciclopedia, quindi c'era una diversificazione maggiore. Ecco, non so, questa è una cosa a cui volevo mettere al, diciamo, ecco, se in qualche modo questa, la globalizzazione, diciamo, anche delle conoscenze, in qualche modo rischia di creare dei cervelli in qualche modo tutti uguali e quindi anche meno, se vogliamo, creativi. Questo per una domanda che ribalto, diciamo, dall'altra parte. Chiedo scusa, l'altra volta ho fatto una domanda su neuroni specchio, era argomento di oggi, ora quella che farò sarà di quest'altra lezione sicuramente, per cui insomma, a parte la battuta. Generalmente quando si parla di spine sinaptiche e di sinapsi ci si riferisce a quelle chimiche. Io so che esistono anche sinapsi elettriche, mi chiedevo se sono plastiche, cioè se è possibile in qualche maniera modificarle da questo punto di vista. Grazie. Articoliamo in realtà, perché la collega mi dà il gancio, a parte il focus comprensibile sui mammiferi, quindi sulla plasticità neurale dei mammiferi, mi incuriosiva sapere se c'erano stati fatti degli studi, e quindi mi riaggancio alla collega, su altre forme di strutture cerebrali. Per fortuna non siamo l'unica specie intelligente, e su questo possiamo discutere, del pianeta. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, sì, è importante. Ci sono tutta una serie di gap, di sinapsi elettriche, quindi in cui un evento, per esempio, di una variazione del potenziale di membrana viene direttamente trasmesso da una cellula all'altra. E ci sono tutta una serie di network, per esempio nella retina o anche in altre strutture, che sono accoppiati in questa maniera. Questi sono importanti, per esempio, per fenomeni di sincronia. E sì, sono plastiche. Per esempio è stato visto che, mi vengono in mente modelli di epilessia, no? Quando pensiamo alla sincronia neuronale e quindi a un network che in qualche modo fa sì che cellule diverse oscillino, diciamo, in fase, ed è proprio il compito di queste giunzioni, di queste sinapsi elettriche, e appunto è stato dimostrato che in modelli, diciamo, di epilessia, quindi di plasticità, se vogliamo, patologica, quindi di ipersincronizzazione, si ha proprio un'alterazione delle sinapsi elettriche. Un mediatore chimico è un neurotrasmettitore che, a seconda della quantità o di quanto viene distrutto magari dagli enzimi che poi sono preposti a tale scopo, ecco, è modulabile. Una invece sinapsi elettrica, essendo del tipo tutto o nulla come un potenziale d'azione, è meno modulabile. Ecco, è meno modulabile, però per esempio il grado di accoppiamento è modulabile, cioè per esempio le connessine o altre, diciamo, componenti molecolari che mediano questa trasmissione diretta di un evento depolarizzante da una cellula all'altra, chiaro che, diciamo, la densità proprio di queste sinapsi chimiche può inficiare il livello di accoppiamento, quindi un livello di accoppiamento, quindi non tanto agendo sul rilascio del neurotrasmettitore, ma sul numero di contatti, sul numero di sinapsi chimiche tra due popolazioni, tra due cellule, per esempio, in contatto, questo, diciamo, le accoppia in maniera diversificata. Quindi sì, direi che sicuramente sono plastiche, assolutamente. E sì, il focus è molto sui mammiferi, perché questo è un bias in qualche modo anche della ricerca attuale. Ci viene sempre più chiesto, viene sempre più chiesto al ricercatore, una delle parole chiavi è traslazionale, cioè bisogna studiare qualcosa che in qualche modo poi a lungo termine abbia una ricaduta sull'uomo. Quindi questo scoraggia, se vogliamo, un po' lo studio su modelli
non so, anche di non mammiferi, che però sono stati molto importanti per la definizione di alcuni dei meccanismi, diciamo, di base della plasticità. Non so, il tetto ottico della rana è stato studiatissimo. E quindi sì, c'è un po', diciamo, questo limite dei modelli, perché magari per certe cose, non so, per lo sviluppo, per esempio, i modelli degli anfibi sono lo sviluppo precoce, avendo, diciamo, un periodo, diciamo, di sviluppo che non prevede un utero, ecco, quindi più accessibile. E poi in generale, se pensiamo ai tre cervelli, il cervello rettiliano, il cervello emotivo e la neocorteccia, diciamo, nell'anfibio, nel pesce, essendo meno, diciamo, sviluppate queste strutture che si ritiene più plastiche, il focus, diciamo, per chi va sulla plasticità è quello sicuramente dei mammiferi, che si ritiene comunque che nei vertebrati, chiamiamoli inferiori, prevalgano le risposte in qualche modo, tra virgolette, istintive e non modulabili. Il polpo è un ottimo modello, perché in realtà ha una capacità di apprendimento straordinaria. Ecco, il condizionamento operante pone dei problemi, diciamo, per quanto riguarda l'approvvigionamento. Sì, il polpo è un invertebrato interessantissimo. Io qualche anno fa ho invitato qui Graziano Fiorito, che è un neurobiologo molto bravo, che studia il polpo alla Stazione Zoologica di Napoli. E ci ha affascinato con le cose sul polpo, e mi diceva che una delle difficoltà come diceva Matteo, diciamo, di estendere a modello più generale, è l'approvvigionamento. Ma in che cosa? Che va pescato soltanto, non si può fare quello che si chiama breeding, quindi questo sembra un problema stupido, ma in realtà è un problema che condiziona l'estensione di un modello. Ed è un peccato che poi dopo, è chiaro che se gli studi si fanno su individui presi dall'ambiente, non hanno i vantaggi, hanno la diversità genetica, ma non hanno i vantaggi di una. E quindi, insomma, a volte ci sono barriere di questo tipo sperimentale che limitano il. Ma io concordo che il polpo è un. Ho sentito una ricerca che hanno fatto sui polpi di Stromboli. Sui polpi di Stromboli, questi organismi praticamente che cosa fanno? Si sono chiesti come fanno a sopravvivere nei pressi della sciara, no? Del fuoco. Praticamente gli studiosi pensano che riescano a prevedere i terremoti e le eruzioni vulcaniche, e quindi loro fuggono e si nascondono e creano proprio dei nascondigli a prova di eruzione, di blast, insomma. Sicuramente sono anche, diciamo, dal punto di vista del visivo, è un occhio particolarmente, quindi no, sono sicuramente, come diceva il professor Cattaneo, oggetti di studio molto interessanti. Un commento sui modelli: io i miei studenti lo sanno, nella prima lezione del mio corso parlo di cose, modelli per studiare apprendimento, memoria, cioè abbiamo il C. elegans, la drosophila, il topo. Però ci sono dei fenomeni neuronali affascinanti in specie che non sono modelli, tra virgolette, come per l'appunto il polpo. E cito sempre questo esempio di una formica del deserto, la quale per cercare cibo va dalla tana, dal suo formicaio, e fa un percorso a zigzag che è un tipico random walk, un percorso casuale, il percorso dell'ubriaco. Dopodiché, quando è a distanze che sono tre ordini o quattro ordini di grandezza maggiori delle dimensioni proprie, la via del ritorno è una via retta. Uno mette questo grafico e dice: adesso capisci perché questo. E questo si capisce, nel senso che c'è un contapassi, c'è una bussola con la luce polarizzata, e hanno fatto esperimenti in cui gli mettono i trampoli, quindi gli allungano il passo, e quindi sbaglia per difetto. E allora questo non sarà mai, diciamo, non porterà mai a essere traslazionale, forse quasi mai, non è detto. Non è direttamente traslazionale, ma è un aumento di conoscenza strepitoso. Quindi una formica che fa quella che si chiama path integration e calcola la rotta in questo modo, con la luce polarizzata del sole e la lunghezza del passo. E questo non è un modello, ma è un fenomeno interessante. Quindi questo.
Sì, 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 ma io ma penso che concordiamo con questo, sì, sì. E io credo che possiamo chiudere la sessione, vi ringraziamo, ringraziamo il nostro relatore. Grazie.